E quello che state ascoltando è Fumble! Vero? Ho sbagliato il posto, scusate. No. Vabbè, ciao, è stato un piacere. Dove? Hai fatto Fumble, semplicemente. Puoi tornare in coda alla barriera, eh? Ecco. Quella che state vedendo non è una diretta, ma è una puntata registrata, perché io in questo momento sono a Lucca, probabilmente allo stand 141 del padiglione Carducci. Ma se volete potete far finta che sia una puntata in diretta. Esatto, qualcuno di noi risponderà ai commenti se scrivete i commenti, quindi è come se fosse una diretta. Yeah! Yeah! E abbiamo anche Manto. Beh, oddio, esatto. Conoscendosi però con tutti i beni che hai preso, ormai hai preso la capacità di sdoppiarti. Abbiamo stato bene di mangiare 7 praline contemporaneamente, è al stato momento dei saluti, quindi perfetto. Quello che dietro ai microfoni. No, non facciamolo perché Manto poi dice delle sconcerie sicuramente. La vena di panico. Sì, vi giuro, ho cominciato a far mentalmente. Ti immagino con le dor che forse parli meglio. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo, non live, ma dal vivo, perché ci troviamo a un tavolo a giocare. Dal vivo live. Dal vivo live. Non è live, ma è comunque actual play di Clotos, che è il gioco che ho scritto e che potete venire a comprare questa a Lucca, puntata, non in è questa puntata, sì. Beh, esatto, chiaro. Che è bellissimo. Quelli che abbiamo sul tavolo vedremo. Sono i manuali dell'edizione limitata, tranne Gianni, che ha l'edizione flessibile per far vedere entrambe le edizioni, che purtroppo per voi sono già esaurite, perché sono limitate anche per un motivo. Però se volete io vendo la mia a 500 euro. E la madossa. Sono numerate e firmate, quindi so chi ha venduto la propria copia. Io ho un file Excel con i nomi e cognomi. Guarda che c'è nella copertina, è rigida perché c'è dentro un tracciatore GPS. Chiaramente questa copia sarà in perfette condizioni tranne la prima pagina dove è segnato il numero della copia. E ci sarà un ritaglio. Di Clotos potete comunque venire a comprare il manuale in copertina flessibile, che è quello che aveva Gianni in mano. Che è bello uguale. Che costa 19 euro invece che 30, che ne costava questo. E potete venire a prendere anche Gattai, che è invece l'altro gioco che ho scritto di robottoni giapponesi. Tanto ragazzi. E considerate che tutti noi l'abbiamo comprato il manuale. Sì, assolutamente. Non vi faccio... No, primo perché Claudio è tirchio. Secondo perché... Bastava giustamente... Primo, va benissimo, eh? Perché Claudio è tirchio. No, poi ci deve essere è una specializzazione. Aspetta. No, ma quando, cioè... quando dici quello, poi di solito devi dire anche una cosa positiva. Ah, ok. Quindi, che poi magari è finta, però, ma perché è un gran bel manuale, quindi lo dobbiamo comprare. Ma sto guardando adesso che sa, sì, giusto. In realtà non avete capito che in Claudio è scattato, no, il milanese che ha dentro, e quindi adesso lui però... No, lui adesso è tutto fatturato. Cioè, non esistono più i valori. Per lui l'unico valore è totale. Infatti adesso cambierò la mia catchphrase da dateci i vostri soldi bastardi, attack. Che basta, cioè racchiudo tutto. Esatto. Bonifichino? Non siamo sponsorizzati da Wind, quindi. No, direi di no. Clotos sul retro di copertina ha scritto che è ispirato al ciclo arturiano, tra le altre cose. E infatti questa puntata sarà tutta sul ciclo arturiano. E sono dovuto andarmelo a ripassare io. E credo di non ricordare un cazzo comunque. Io in mente mi sono immaginato tipo la sessione di oggi, no? Come giocarla, eccetera. E non so perché, per me il ciclo arturiano e quelli arturiani è Cavaliere dello Zodiaco. E quindi no. Si chiamano. No, per nel senso che si chiamano tra di loro. La faccia di giochi. Ne ho giocato perché mi immagino che si chiamino tra di loro. Quindi Cavaliere. Sì, Cavaliere. E che parlino come mime. Ma di solito i Cavalieri dello Zodiaco si chiamano con il nome di un'armatura anche prima di averla acquisita. Quindi. Vero. Ma solo in Italia. Fenix, vai sull'isola di Andromeda e prendi l'armatura di Andromeda. Andromeda, vai sull'isola di Fenix e prendi l'armatura della Fenice. No, non è che potremmo scambiarci, bambini. Qualcosa nel mio nome mi dice che ci dovremmo invertire. È detto di Andromeda, è un po' a doppio senso, vero? Vabbè, scusa. E metallo è tornato! È partito! Cosa fai? Al minuto 5. Ma è perché ho gli arretrati? Ah, certo. Esatto, giusto, devi recuperare. Sta guardando, c'è una lista che deve dire cose, entro la puntata, fa il check e okay, poi fa bingo. Potete andare via, ci metterò un po'. Questa puntata sarà quindi ambientata nell'Inghilterra di parecchio tempo fa. Non è un'età ben precisa, i romani sono appena stati cacciati dalla Bretagna, però il regno di Artù va da il 400 d.C. a il 800 e non è ben chiaro in quale di questa fascia temporale sia. Fino alla Brexit arriva. Praticamente sì. E poi muore. Esatto. Con la Brexit Camelot è morta. Esatto.
Voi siete verso la fine del regno di Artù, che è già invecchiato parecchio. Voi siete tutti cavalieri della Tavola Rotonda. E Camelot inizia ad essere in declino. Il re ha mandato i suoi cavalieri migliori a cercare di o patteggiare, parlamentare con i regni vicini, o a cercare di conquistare punti di potere militarmente importanti, artefatti particolari, e ha chiesto anche a voi di trovarvi nella sala della Tavola Rotonda, perché ha una missione da affidarvi. Chi è il primo di voi ad arrivare? Io no, sono fermo in barriera. Io aspetto nel corridoio, aspetto che entrino almeno un altro paio di persone e poi entro. Vabbè, io come consigliere del re, secondo me è meglio che arrivi. Io sono a Gravain e sono diciamo un cavaliere esperto di studi e di codice della cavalleria. Quindi il mio compito di vita è cercare di incarnare più possibile il cavaliere perfetto. Quindi le mie scelte sono sempre scelte da manuale, in una direzione o nell'altra. Ho conoscenze di guarigione, erboristeria e cose di questo genere, più naturalmente il codice di cavalleria, che per me è la cosa più importante in assoluto. Quando arrivi nella sala, il re è già seduto al tavolo, e si vede che inizia a essere veramente stanco di governare Camelot e il resto della Bretagna e tutto quello che ne consegue. Di fianco a lui in piedi c'è Merlino, il suo consigliere di sempre. Ginevra ovviamente non è nella sala. Lui ti guarda e ti dice: "Ah, Gravain, sono contento che tu sia arrivato e che abbia risposto al mio appello. Prendi posto alla tavola." "Sire, è un piacere esserci." "Io penso di essere immediatamente il successivo, e sono Sir Bruenor, e da quanto tempo sono stato investito, perché non molto, sono più dopo l'evento. Sono tra i più novizi, però un po' di tempo dovrebbe essere passato dalla mia difesa dal leone nella sala della regina. Qualche anno. Molto giovane per l'appunto, quindi molto testardo però nei suoi voti, perché ha preso solennemente l'impegno di difendere il giuramento che ha prestato di vita su Artù, e però sempre alla cerca di chi ha ucciso suo padre. Ancora non ha trovato il responsabile, del quale porta sempre la sua cotta di maglia, appunto la maltagliata, con i fori dei pugnali che hanno portato le ferite mortali a suo padre. Anche Bruenor si unisce alla nostra cerca." "Sire." E Merlino ti dice: "Beh, prendi posto, non abbiamo molto tempo da sprecare. Spero che arrivi qualcun altro, ma abbiamo bisogno di qualcuno che parta il prima possibile. Se voi due siete quelli che hanno risposto all'appello..." Dopo che ho visto lui entrare... "Tristano, non chiudere! Non chiudere!" Entro anch'io, lasciando la porta aperta. "Grazie." Anzi, gli faccio... per farle grazie, entrare. "Grazie, scusa." "Tu sei Parzival." "Io ti chiamerò spesso, sappi, perché è l'altro cavaliere che conosco di più come nome." "Sir Parzival." "Prego." "Molto gentile, grazie." "Era di scrivere prima tu." Sì, appena mi fa passare, perché... "Sì, senti me." "Sire..." "Scusi il ritardo." "Parsifal, per fortuna vi siete unito a noi. Le vostre gesta precedenti saranno molto importanti in quello che sta per succedere." "Immagino, e non sarei mancato per nulla al mondo. Ero soltanto preso appunto a ripassare mentalmente le mie avventure. Le mie gesta precedenti, per sapere dove avevo sbagliato." "Io chiudo la porta dietro di me. Sir Tristano, uccisore del gigante Moroldo e del drago nel Regno d'Irlanda. Da quando è partito per il Regno d'Irlanda è tornato un po' cambiato, però si dice che sia comunque l'arciere più abile del mondo, in grado di colpire uno spillo a 300 metri. E chiude la porta dietro. "Mio re." "Sir Tristano, anche il vostro occhio sarà importante in ciò che vi verrà chiesto.
Sedetevi. Il motivo per cui ho convocato voi, che siete gli ultimi cavalieri rimasti a Camelot, è un motivo di vitale importanza. Non lascerei mai il castello sguarnito dei suoi più prodi eroi se non fosse necessario trovare ciò che vi chiederò. Dio mi ha comunicato in maniera molto evidente, con una visione, che l'unico modo per cercare di salvare ciò che resta di Camelot è trovare il Graal, che voi, Parsifal, non siete riusciti a trovare già una volta. Ma ho dei buoni indizi in proposito, e sento che Dio stavolta è dalla nostra parte. Perché non lo era prima? Sì, ma le vie del Signore sono infinite. Forse verrete messi alla prova un'ulteriore volta in tutto questo, ma sappiate che il destino di questo regno dipende esclusivamente dalle vostre azioni. Mio re, dove uno ha fallito, quattro riusciranno. Dovete riportarlo entro la vigilia di Natale, o Camelot non vedrà un nuovo anno. Sarà fatto. Dovremmo prepararci molto bene questa volta. Se riporterete il calice, oltre alla salvezza di Camelot, vi verrà concesso qualsiasi cosa sia in mio potere darvi. L'onore è quanto di più possiamo chiedere. Io non dico niente, perché voglio una cosa. Merdaccia, merdaccia. merdaccia. Se avete delle domande da porre a Merlino su ciò che vi attende, lui è a vostra assoluta disposizione. E Merlino lo aiuta ad alzarsi, allontanando il seggio su cui è seduto. Punciato. E vedete che si alza veramente a fatica. La sua barba è quasi completamente bianca come quella di Merlino, che però pare non sentire gli effetti del tempo. Da quando lo conosciamo ha la barba bianca, o se la tinge. Ha uno strano medaglione che gli funge da filatello, però. Esatto, strano. E vi dice: se avete bisogno di me, mi troverete nella sala di guerra. Mordred purtroppo credo che stia muovendo all'assalto di Camelot un'ultima volta. Nulla potrà neanche muovere dinanzi al potere del Graal. Questo è ciò che ci auguriamo. Lo troveremo, mio re. Assolutamente. Ed esce, vedete che non sta zoppicandone nulla, però il passo è un po' affaticato. È la prima volta che vediamo la tavola rotonda da quando siamo tornati dai nostri viaggi? Probabilmente sì, perché la tavola rotonda ci sono i nomi scritti sulla tavola rotonda? Ok, a posto. La tavola rotonda viene convocata solo quando ce n'è necessità. Okay. Siete all'interno della sala della tavola con Sir Parsifal. Merlino. Sì, avete detto che avete degli indizi? Sì, sicuramente l'ultima volta ci sono andato vicino, quindi sappiamo da dove partire la direzione. Che sarebbe? C'è il finestrone. Beh, ci sarà non c'è tipo un'enorme mappa sul pavimento. C'è un'enorme mappa sul pavimento. E il tavolo è tipo al centro dove c'è Camelot. Beh, nella mappa. E qua dov'è Camelot in teoria? Camelot in realtà sarebbe su un'isola, quindi. Appunto. Beh, è un'isola. Il tavolo è tipo qua. E c'è la mappa intorno a tutto il pavimento in marmo. Okay. Camelot sta tra l'Irlanda e l'Inghilterra. Va bene, tra l'Irlanda e l'Inghilterra, quindi lì in mezzo. Ok. Sì. Adesso qua però mi servo l'out of game. Da che parte, in teoria? In che senso? Da che parte sono andato l'ultima volta? Ah, ok. Cioè, dove sono gli indizi? Si trova in Irlanda, si trova in Scozia, si trova... Dall'ultima, quando avevi quasi trovato il Graal... Cioè, l'avevi trovato e poi non hai saputo rispondere alla domanda corretta. Anzi, meglio, fare la domanda corretta. Non ho proprio fatto la domanda. Esatto. Probabilmente ho chiesto dov'è il bagno e... vabbè. Si trova nel regno di Caerleon. Mm-hmm. Galles.
quindi in Galles. Era tipo solo l'uomo penitente potrà passare, tu ti sei inginocchiato lì e hai detto mi pento per tre ore senza andare avanti, esatto. E te ne sei andato. Okay. Questa è canna. Ok. Il Galles è uno dei regni più vicini che avete a Camelot. Va bene. Beh, intanto dobbiamo dirigersi verso il Galles. Forse sarebbe il caso di ristudiare un po' il tragitto del Graal e capire se è davvero quella la direzione. Saggio Merlino. O capire dove avete fallito nel viaggio precedente. Il nostro re ci ha detto che avete dei consigli utili da darci, ci affidiamo alla vostra saggezza. Vi posso dire ciò che il re ha visto nella sua visione. Il Graal usciva dalle acque di un fiume. Quindi non si trova sulla costa. E il palazzo in cui viene tenuto è evidentemente vicino a un fiume. Oltre a questo, il Graal è già stato visto da Sir Parsifal, quindi raccontarvene la forma sarebbe pressoché irrilevante. È comunque una coppa dorata che il nostro signore ha deciso di concedere a noi mortali. Il suo ultimo proprietario è colui che veniva chiamato il re pescatore. Ho sentito storie di questa persona, ma mi sfuggono i dettagli. Era il precedente guardiano del Graal, si dice, che ha peccato di orgoglio ed è stato punito per questa sua ubris. Non potrà generare alcun figlio e le sue terre non potranno più generare nulla finché il Graal non verrà riportato a chi ne è il legittimo proprietario. Il Galles è grande da esplorare. E che giorno è oggi più o meno? Avete circa 4 mesi. E in 4 mesi cercare una regione del genere per un posto nascosto potrebbe essere impegnativo, ma sento che siamo favoriti dal signore. No? Lei no, Sir Tristano? Certamente, ma come sempre il signore ci mette alla prova. Altrimenti ci avrebbe consegnato il Graal direttamente qui, nella sala centrale di Camelot. Se falliamo nella prova, non credo che al signore importi che ci vogliano 2 anni per trovarlo in maniera non precisa. Ma non abbiamo 2 anni. No. Quindi a meno che qualcuno non abbia... In realtà possiamo affidarci solo a voi, a Merlino, su questo. E cosa ci potrebbe aiutare nella cerca, Merlino? Abbiamo un qualcosa che ci possa guidare verso... La vostra fede, evidentemente. Quindi direi che è il momento di pregare. In questo caso mi troverete nella torre. A pregare? No. Ah, ok. No, io provo... Io voglio... Voglio provare a... Prima che se ne va, a rivedere il suo viaggio e a capire se c'è stato un filo conduttore che l'ha portato almeno a vedere la coppa. Poi la parte finale evidentemente non è andata come doveva andare. E io gli mostro tramite la mappa i vari posti che dove sono stato, le sfide che ho affrontato nei diversi posti. Ok, c'è un nesso? Il nesso, fai un bel tiro di acume e vediamo. 6 più 4, 10. Boh. Comincia, punto eroe. Subito. Punto fortuna. Punto fortuna. In Clotos si accumulano punti fortuna o facendo 6 con il dado della prova o facendo 5 o 6 con il dado della specializzazione nel caso abbiate delle specializzazioni che c'entrano. Tutto ciò che ha visto Parsifal nel suo precedente viaggio ti sembra che fosse un percorso di autoaffermazione della propria identità che era legato a Parsifal. Ok.
che tu sai è stato lontano dalla civiltà per i suoi primi 15 anni di vita e che quindi non ha mai avuto modo di vedere certe cose e il mondo per lui era un posto diverso da come l'avreste visto voi. Ok. Quindi è passato da tutti i centri più importanti della Britannia che avessero un significato storico per il vostro popolo. È stato in un cerchio druidico, è stato a Londinium, è stato a nord nelle Highland scozzesi alla ricerca di chi potesse indicargli il Graal, fino a che non è tornato poi in Galles. Okay. È chiaro, io spiego loro questa cosa. Evidentemente dobbiamo a ricominciare a capire il nostro futuro su questa terra, e quando lo avremo capito e ci saremo affermati, la coppa si manifesterà a noi. Potrebbe essere lunga. Già. Perché il tuo è stato breve. Sì, ma appunto, non abbiamo tutto quel tempo. Saggio da solo. Dovremmo avere più forza. Voi siete sempre stato legato in maniera molto stretta con tutti i poteri che ci sono al di là dell'acciaio e dell'organizzazione che si trova qui a Camelot. Voi sicuramente potete indicarci, e cerco di convincerlo elogiandolo il fatto che lui è molto legato ai druidi, sicuramente c'ha un modo per quantomeno indirizzare la nostra fede. Bravo, liscialo. E sicuramente non vorrete mica che Camelot cada. Fai un tiro di ascendente. Posso usare inganno, anche se in realtà no, non è inganno, no, perché è persuasione. Perché tiri due dadi, quindi? Perché stava provando a ingannare te. 7. Ok, 7 è esattamente il numero a cui dovete arrivare per fare un successo. Beh, specializzazione cos'è che voleva dire? Che prendo la specializzazione, punti puoi prendere punti fortuna con l'altra data. Il destino di Camelot dipende solo ed esclusivamente dal destino di Artù, non dipende certamente da me, e nel caso dovesse cadere io troverei un modo per sopravvivere. Ma dopo tutto Camelot è un ottimo posto dove sopravvivere, quindi diciamo che io probabilmente non sono in grado di darvi nessun indizio più di quanto vi abbia già dato, ma il drago potrebbe. Avrà solo bisogno di qualche cosa da parte vostra. Il drago. Non Beh, la famiglia Pendragon non penserete che prenda il suo nome solo da uno stemma su uno scudo. No. Orbene, cosa può volere il drago da noi? La carne. O meglio, come possiamo andarglielo a chiedere? Forse è il caso che io non venga a questo. Non sono in buoni rapporti con creature di quel tipo. No, forse no. Ai draghi piacciono i segreti, le conoscenze misteriose. Qualunque cosa voi siate in grado di offrire come merce di scambio. Beh. Il Graal. Un segreto per un segreto, dicono. Sì. È problematico. Allora seguitemi. Io continuerò a controllare il viaggio di Percival e vedere se riesco a trovare qualcosa che è sfuggito agli occhi attenti a Gravine. Ti do il mio diario se vuoi. Sì, no, anche perché io sono famoso per aver ucciso un drago, quindi va bene. Era suo cugino. Esatto, metti caso che arriva lì e fa: tu hai ucciso mio figlio. Ma veramente? Un segreto per un segreto, dimmi dove è il Graal. E me ne vado, e mentre me ne vado, cioè, mentre loro se ne vanno io rimango lì con le mappe eccetera, faccio un cenno a Gravain, cercando di fargli capire quanto è importante la situazione, ma è molto importante se abbiamo 4 mesi. Ok. Andate a seguire Merlino che vi porta verso la sua torre, e invece che salire verso la punta come fa in genere, apre una porta che non avete mai visto aperta, che scende verso il basso. Curiosità mia, Merlino non crede in Dio? Merlino crede un po' in tutto, anche perché Merlino è figlio di un demone, quindi ci deve No, però nel Dio...
Sì, e per lui è tutto un unicum generale. Ok. Dio è. Quindi è vero che lui non pensa che. Che una parte esatto, di... quindi ci crede alle visioni che gli sono arrivate in serie Artù. Okay. Sì, lui crede che Dio si esprima in modi diversi, che semplicemente i druidi vedessero la stessa cosa in un altro modo. Ok, è un nome per la stessa cosa. Iniziate a scendere e scendete per parecchio fino a che proprio l'aria non si fa umida, fredda e sentite iniziare a sgocciolare qualcosa, vedete stalagmiti e stalattiti all'interno di questa grotta e una nebbiolina che diventa sempre più fitta e densa. E un drago che apre a solo metà del cuore, ti dice. Ma San Merlina, dove ci sta portando? Nel respiro del drago. È così? In profondità. Il respiro del drago permea qualsiasi cosa. Si potrebbe dire che è solo l'ennesimo modo per vedere ciò che un prete chiamerebbe volontà di Dio. Ok. Arriva sulla punta di una roccia e inizia a mormorare delle parole in una lingua che non avete idea di cosa sia. E vedete che la nebbia inizia a muoversi come se qualcosa stesse respirando e spingendo verso di voi la nebbia. E vedete solo in lontananza due occhi verdi illuminarsi all'interno della nebbia. Merlino, hai portato qualcosa da mangiare? No. Ti ho portato delle persone che vogliono chiederti qualche cosa. Vi facendo di andare avanti. Io spavaldo. Io sarò fuori quando avete finito. Clic clic clic. C'è una campanella. Adesso è Rattigan quello. La campanella del pranzo. Triangolino. Parsifal. Ser Drago. Chi sei realmente? Cosa la Garvey che fa così. Esatto, col guanto di maglia. Oh, capiamoci, io mi sono posizionato due in acume perché non è che sono una cima. No, sei proprio un taglialegna. Sei volenteroso. Come in Knights of the Round. Io uno. Ecco, siamo a posto, proprio. Cosa sei venuto ad offrire? Ci sono molte cose che potrei offrire... Sei venuto a offrire il Graal? Ah, no. No. Grazie. Tu per sei quello che non l'ha trovato. Uno dei... non rimarchiamo il fatto che sono uno di quelli, dei il tanti. Il fatto che gli altri non siano andati a cercarlo vorrà pur dire qualcosa. Giustamente il drago fa dei sick burn. Perché... Mamma! certo. Non erano sufficientemente predisposti all'epoca. Non hai ancora risposto alla mia domanda, però. Cosa sei venuto a offrirmi? Potrei dirti cos'altro teneva da parte il re pescatore oltre al Graal? Fai una prova di... ascendente. E per fortuna ci ho messo 3. Tu ascendi. Hai qualche specializzazione che possa... Direi che cavalleria e sacrificio. No. Beh, sacrificio. Sacrificio in questo caso sì. Dite? Sì. No, non mi sto sacrificando al drago, eh? No, ma stai offrendo qualcosa in sacrificio al drago. Allora sì. Qual è quello fatto? Scegli tu. Rosso. Boom. Bravo. Forse era meglio il contrario. Allora, tu hai consumato qualche filo del destino? Ne ho uno. Ok, quindi puoi tenere un punto... No, scusa, un punto fortuna. Puoi tenere... No, non lo puoi tenere. Stavo dando un hai punto una Camelot. Sciagura. Ho una Camelot. Tutta stavo mia. Dando una sciagura, se vuoi... No, grazie. Però hai fallito. Ok, perché questo qua vale soltanto per ottenere... Sì. So già che cosa il re pescatore... teneva nella sua torre, quindi
dovrai impegnarti di più, a meno che qualcuno dei tuoi compagni non abbia qualcosa di meglio da offrire. O io potrei rivelare i segreti di qualcuno di voi. Se sta contento di quello. Ma tutti potrebbero uscire da questa grotta. L'ultima direi che al momento non è tra le opzioni che condividiamo, giusto? No. Grazie, grazie per averlo detto, ci avete messo un po' troppo. Va bene. Lui non c'è. Io ho un brivido freddo sulla cosa mentre sto guardando le mappe. Il divario. Oh, perché chissà come mai nel divario di Percival qui c'è una macchia di sangue. Sarà un segno. Avete qualcosa da offrire a questo imponente drago? Io potrei avere qualcosa da offrire, ma dipende cosa l'imponente drago vuole sapere. Vuole da me un segreto o vuole una formula? Una formula di cosa? Una mistura di erbe che potrebbe essere utile e che ho scoperto. Va bene all'alito. Credo che un segreto sia molto più interessante. Bene. Conosco un segreto. Posso rivelarvi un segreto sulla mia vita? Il saggio cavaliere Agravain ha dei segreti, allora. Sì, ho dei segreti. E non sono nemmeno troppo edificanti. Non avrei mai potuto essere un cavaliere che tende alla purezza se avessi rivelato quei segreti. Nessuno mi avrebbe considerato tale. C'è una lotta di wrestling sopra la caverna del drago. Sì, altro che di wrestling. Qua è proprio backyard schifoso. MMA. Esatto. Sarò disposto a darvi un segreto per un segreto. Bene. Ma sarà dello stesso valore del segreto che mi offrirete. Senza ombra di dubbio. Il segreto che vi offro è il segreto che sta alla base della mia vita. La finzione che sta alla base della mia vita. Quindi per me ha tutto il valore possibile. Forse vale anche più del Graal. Potrei trovare il Graal. Al che a un certo punto io mi sposto e lo guardo malissimo. Potremmo trovare il Graal, ma io non potrei più avere quello che ho se questo segreto venisse svelato. Quindi da quel momento, mio signore, io sarei in vostra completa balia. E naturalmente delle persone che sono qui con me nella grotta in questo momento. E sentiamo qual è questo segreto, allora. Ogni volta che Mordred conosce qualcosa di Camelot e di Artù, lo conosce non perché Morgana glielo dice, ma lo conosce perché glielo dico io. E senti un sibilo tipo quello di un serpente e le spire del drago che si stringono intorno delle pietre che si sfaldano e sentite solo il rumore nella grotta. Molto bene, Agravain. A me casca lo scudo. Clang, clang, penso clang. Siamo in due. Clang. Tu lo riesci a prendere al volo. Non riesco a odiare mio fratellastro Mordred a tal punto da non concedergli una chance ogni volta che cerca di battersi contro Artù. Quindi siete l'artefice della caduta di Camelot insieme a vostro fratello. Non credo, io credo che l'artefice della caduta di Camelot sia chi la governa. Mi casca la spada. Che andiamo avanti questo passo. E allora perché cercate il Graal? Perché non riesco nemmeno contemporaneamente a credere che sia Mordred la persona giusta. Sono diviso tra due forme di rispetto e di amore, una per il mio fratellastro e una per Artù. Volete il Graal per voi allora? No, lo voglio per loro, perché io non ho più voglia di stare in mezzo. Ho capito, ma più in mezzo di così, Agravain! E sia, troverete il re pescatore nel luogo dove i druidi hanno fondato per la prima volta il loro primo circolo. Merlino saprà indicarvi il punto. Grazie, mio signore. Vedete gli occhi scomparire e la nebbia che si ferma proprio da un secondo all'altro. Vedi una spada e uno scudo che vengono rilanciati. Questi erano tuoi, eh?
Io direi che per un attimo qua cala il silenzio. No, no. Siete nella caverna voi tre. Andiamo. Quando sarà finita questa storia vi sfiderò a duello. Che sia. Tanto in un modo o nell'altro avrei dovuto sparire. Comincia bene questa cerca. Mamma mia. E perché sono, sono rimasto nel bosco? Ah, Parsival, Parsival. Ah, i funghetti. No, mentre sto leggendo quello che ha scritto nei diari. E tu, guardando i diari di Parsifal, riesci a farti un'idea ancora più precisa di quello che è stato il suo viaggio. Che effettivamente è stato un viaggio di ricerca personale sua. Vedi che ho detto funghetti. E, nei luoghi in cui è passato, posti dove che hanno un significato molto mistico, dove avrebbe anche un sottofondo di significato quasi ironico nascondere qualcosa di importante, perché di solito in tutte queste cerche c'è sempre la risposta, era all'inizio del tuo viaggio, se solo ti fossi guardato indietro, no? In realtà tutti i posti dove è stato Parsifal avevano un qualche significato di questo genere, che servivano a farlo riflettere su ciò di cui era manchevole. E qualcuno che invece potrebbe avere ancora più sotto nascosta la cosa, tipo... sì, è una cerca personale, ma in quella cerca personale, per come è stata descritta, si può leggere sotto che potrebbe essere uno dei luoghi dove è nascosto, era stato nascosto il Graal. Più che altro trovi alcuni nomi che ti suonano non familiari, ma che hai già sentito pronunciati o da Artù o da Merlino, in particolare Giuseppe di Arimatea, che si dice sia stato il primo guardiano del Graal, colui che l'ha portato in Bretagna e che poi l'ha affidato a suo figlio e al figlio del figlio e così via. Okay. Se effettivamente loro sono della stessa linea di sangue del re pescatore, ricostruire la loro storia e il quale sia stato il loro peccato potrebbe essere più facile. Che allora io inizio a documentare su quello mentre immagino che loro tornino. Fai una prova di acume per vedere se ne cavi qualche cosa. Auguri. C'è un 1. Posso usare qui inganno, perché secondo me l'informazione è nascosta in qualche modo, o cifrata o nascosta nelle parole di alcuni versi. Se non fosse il diario di Parsifal, sì. Purtroppo il diario. Ma non ha preso appunti letterali di qualcosa che ha trovato? Tipo il Graal si trova solo dove l'acqua non può stagnare. In realtà è un gioco di parole sulla cosa per confondere. Tanto è solo uno. Lo tanto non ce la posso fare. Devi far 6. No, puoi farcela. Con 6. 5. Sì. 5. E me la prendo il punto fortuna. No, allora ti sembra che tu ti stia avvicinando, però... C'è troppa roba scritta da Parsifal, esatto, c'è troppe, no? Meno descrizioni di scritture letterali. Non c'è abbastanza indizi effettivi di quello che ha visto, è solo sue descrizioni. Sì. Di... Invece di aver scritto, scritto solo l'uomo penitente potrà passare, lo aveva scritto solo colui che non si piega potrà passare. E quindi non ce ne capi niente. Voi tornate fuori dalla grotta e trovate Merlino in cima alla scala, che vi dice: spero che abbiate avuto le informazioni che volevate. Oh sì. Troppe. TMI. Too much information. No, no, non too much. Due piccioni con una fava. I vostri cavalli sono stati sellati, i vostri scudieri sono stati... molto ligi nel preparare i vostri bagagli. Non ci seguono con le noci di cocco? E siete pronti a partire il prima possibile. Anche subito? Oh, credo che il re ne sarebbe molto contento. Prima comincerà, prima finirà. Dobbiamo chiedergli dov'è il posto indicato dal drago. Ah, il drago vi ha indicato un posto? Sì, il primo cerchio di pietre dove i druidi hanno cominciato il loro culto. Un posto importante dove recarvi e purtroppo vi serviranno dei cavalli ben resistenti per raggiungere il luogo il più velocemente possibile. Avete mai sentito parlare delle pietre rette di Stonehenge?
ciò che c'è scritto su qualche libro. Libro? Quella cosa con le pagine che si sfoglia. Beh, è una manica di imbecilli. No, vabbè, come due, dai. Ho fatto la scena. No, ma due, uno, di due. Meno male che c'è il saggio. Ah, ma ho due anch'io. Sì, che il saggio è il traditore, però. Vabbè. Per questo che è saggio. E capisco quando sto andando in merda. Beh, quello in realtà non è stato il primo cerchio, ma è stato costruito su ciò che rimaneva del primo circolo druidico. Quindi avete la vostra direzione. Perfetto. E allora possiamo partire. Questa cerca rispetto alla mia si sta rivelando una pacchia. Abbiamo già gli obiettivi. Sicuramente il prezzo da pagare sarà stato abbastanza alto, immagino. Se fossi partito chiedendo, probabilmente la tua sarebbe stata. Mi spiace, ma ne parleremo tutti al ritorno. Hanno segreti così di valore. Ne parleremo al ritorno. Sì, giusto. Non aspetto altro che di sentire la vostra rivelazione. Ora, se mi permettete, il re ha bisogno di me. Io faccio solo una cosa, prima di partire scrivo quello che ho sentito dal drago, lo imbusto e lo lascio a missivo a mio scudiero da consegnare a Merlino se non torna. La serie no. Siete liberi di partire. Se nessuno viene a recuperare la sala, io sto lì fino a che quando voi siete arrivati già in... No, vabbè, beh, certo veniamo a recuperare. Certo che sì. Com'è andata? Bene, sappiamo dove dobbiamo andare. Ottimo, perché dai tuoi diari... Non sai capito un cazzo? Quando... Che linguaggio da cavaliere. Guarda, qui i cavalieri pare che facciano ognuno quel che vuole, eh? Sir Percival, quando prendete appunti in una cerca importante, sarebbe il caso di evitare le proprie interpretazioni delle scritture che si trovano, ma scriverle letteralmente come si trovano. Ma a volte... E gli faccio vedere quella lì, appunto, solo l'uomo che non si piega a oltrepassare. Gli faccio vedere che c'è un errore di traduzione pesantissimo. Mi perdoni, in realtà io la parte più letterata sì, la so, ma mi fermo a un certo livello. Sì, ma trascrivi l'iscrizione come l'hai trovata, non dare la tua interpretazione se non ne sei in grado. Ok. Sentite, scusate, quanta parte dei 4 mesi vogliamo stare a discutere sul diario di una cerca andata male? Grazie. Prego. Cosa avete dovuto dare in cambio? Segreti. E loro tali potranno rivelarli se vogliono. Li hanno ascoltati. Non sono più segreti. L'importante è che partiamo. Un segreto rimane un segreto anche se è conosciuto da più persone. Sì, sì. Quando è conosciuto soltanto da due. È un segreto tra loro e due. Io in realtà gli sto lanciando questa perché tra i legami ho un io conosco un suo segreto. Ah, ce l'avete tutti praticamente, quindi non è un segreto, no? Ma nessuno di noi, cioè, io lo conosco, ma non ce l'ho come legame con te. Ah, ok. Io non lo conosco. Ah, ok. Ma tu non lo conosci, allora quindi ce l'ho io. Che cos'è? Tu non lo sai il mio segreto. Tu mando. Io mando, no. Okay. Ma lui Percival. Ok. Ok. Vediamo come se la giocherà. È una bella domanda. Infatti quando hai rivelato tu hai avuto un attimo di io lo cazzo. So, io lo so che tu lo sai perché io ho come legame che morirei per Percival. Mi ami? No. Ah, ok, grazie. Perché? Chi lo sa? Posto? Posto, partiamo? Anche io non sono Isotto. Ti preoccupa. Vabbè. Allora, per arrivare a Stonehenge, se non ci sono intoppi, vi servirà un mese tra il viaggio in nave, attraversare i territori che dovete attraversare e giungere dove dovete, il che è abbastanza a sud rispetto a dove state voi adesso. Ok. La nave vi porta il più vicino possibile, quindi vi porta già al confine tra il Galles e l'Inghilterra, in modo che voi abbiate il minimo di viaggio a cavallo. Ignoranza mia, Stonehenge dove sta? Stonehenge sta più o meno qua.
Ah, ok. Quindi vi portano il più vicino possibile. Dico una strozzata, è sull'altezza del meridiano di Greenwich? Più o meno. Più o meno, ok. Sì. Circa. A cavallo vi rimarranno solo pochi giorni, quindi 4-5 giorni a cavallo. Ok. Quando arrivate vedete che l'Inghilterra è ridotta molto peggio di come vi aspettavate, ed effettivamente il polso di Artù, che si sta facendo più debole, inizia a vedersi. Vedete infatti che ci sono un sacco di cavalieri che non hanno nessuno stendardo, che portano degli stendardi di casate che non avete mai né visto né sentito, andare per strada. Alcuni stanno abusando dei contadini, alcuni sono chiaramente degli arricchiti che si sono comprati un'armatura e si fingono dei cavalieri, ma non ne hanno né i modi né la stazza. Ok. Vabbè, abbiamo furia, perché sennò mi fermavo a legnarli tutti questi. Con il corpo e la mente di Artù e la sua decadenza, sta decadendo anche questa terra. Pare. È evidente. Dovremmo fare qualcosa, non fossimo altrimenti impegnati. Ma non risolverebbe il problema. O forse, si dovrebbero muovere tutti gli altri cavalieri. Già, la domanda è: gli altri cavalieri che cavolo stavano facendo? Se persi da molto spesso, tappare la falla di una nave rallenta solamente. Ma darebbe il tempo al nostro sire di riprendersi. Ma non credo che l'Inghilterra abbia tempo di tornare in porto per le riparazioni. No? E cos'è, la dobbiamo bruciare tutta a questo punto? L'unica speranza, a quanto pare, è trovare il Graal. Va bene. Tra l'altro, a proposito di stendardi, io giro con il mantello che è lo stendardo di mio padre. Ok. Io mi giro normale, ma sempre l'arco bene in vista, perché è abbastanza riconoscibile, così se qualcuno vuole attaccare a briga magari ci pensa due volte. Affrontate questo ultimo pezzo di viaggio a cavallo e vedete che mano a mano che vi allontanate da Camelot, l'influenza di Camelot si vede che cala sempre di più. Inquadratura sopra le colline con i cavalli. Finché non vedete in lontananza il famoso circolo di pietre. E vi sembra però che qualcun altro sia già presente sul posto. Siamo fermi tipo sul crinale che dà sul... In particolare vedete che ci sono delle tende tipiche dei cavalieri erranti che girano per l'Inghilterra. E riconoscete uno degli stendardi che si vede dalla tenda principale, che è quella del Cavaliere Nero. E che diamine. Beh, nessuno ha scritto che sarebbe stato Cos'è? Facile. Vi vedo guardare quella tenda con lo stendardo, riesci a vederlo? Non da qui. È lo stendardo del Cavaliere Nero. Va bene. L'occhio più acuto dell'impero. Io non ci sto riflettendo, ma non da qui. In realtà lo vedo, ma non lo conosco, quindi faccio dirti che non lo vedo. Il viaggio deve avervi stancato. Sono stato troppo a lungo in Irlanda. Vabbè, e in Irlanda stacca gli occhi, ok. Ma è quello del Cavaliere Nero. Qui ti si ingrana qualcosa o lo sguardo rimane vitreo? Se rimaniamo un attimo solo più indietro di lui, gli faccio capire che no, non mi dice niente. Se invece ci sono tutti, gli faccio cenno di sì. Ditemelo voi. Se loro sono andati un po' più avanti a guardare, tipo, sarebbe. Oh mamma mia. Non è una bella cosa, facciamola così. Ciao. Un nemico di Camelot? Sì. Questo mi basta. No, diventa complicato. Vabbè, tu sta tranquilla. Pa, 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 pa. Chi si avvicina quindi per primo al... Sono avanti loro due che sono avanti, noi li seguiamo, sì, un po' dietro, scendendo. Sì, io... Tanto...
Per me si può tranquillamente negoziare la coesistenza. Voi vedete. Sì, lo sappiamo. Voi vedete che ci sono tre tende praticamente del Cavaliere Nero e dei suoi scudieri e servi. E del Cavaliere Nero si dice di tutto. Cazzo, questo è un po' che pensavo. Il Cavaliere Bianco. Scusate. No, andava citato. Soprattutto per come l'ha messa lui. Si sa una cosa principalmente. No, si dicono un sacco di cose. Tra cui si racconta che sia alto in realtà 3 metri. Si dice che sia in grado di staccare la testa a un orso con sole mani nude. Si dice che sia il figlio di Morto, bla bla bla. Si dicono un sacco di cose. E alcuni dicono che non sia nemmeno un vero cavaliere, ma che sia un'apparizione mandata dal diavolo per portare il male in terra. Altri dicono che sia la punizione divina che si manifesta in questo cavaliere. In ogni caso, quando compare il Cavaliere Nero, tutto ciò che è correlato alla sua apparizione è morte e distruzione, è rischio di morte quasi certo. Quindi vedete voi come vi volete approcciare. E dico approcciare perché in Clodo ci sono i 6 approcci. Con accuratezza. Quindi, cosa volete fare? E intanto avviciniamoci e sentiamo se possiamo essere ricevuti, se c'è, se sta facendo qualcosa. Perché sta staccando la testa. Magari è lì che sta staccando la testa a tutti gli altri. E quindi, vabbè, è distratto. Possiamo andare nella nostra. Vabbè, comunque noi ci dobbiamo semplicemente avvicinare a Stonehenge, non è che... Sì, infatti. Man mano che vi avvicinate, sì. Vedete che il campo è comunque molto tranquillo e vi sembra di vedere un carro che è stato riempito con sembra armature, spade, lance, corazze di vario genere, tipo e fattura. Mentre il Cavaliere Nero è in piedi in mezzo al cerchio di pietre, con le mani appoggiate sul suo spadone a 2 mani, elmo, armatura e tutto il resto. I suoi attendenti stanno sistemando cose nelle tende e lui sembra che stia lì solo ad aspettare l'arrivo di qualcuno. Faccio un cenno di saluto, vedo se reagisce al cenno di saluto, perché se non ci caga andiamo per Stonehenge. Uno dei paggi che lo seguono vi si avvicina. Io indietro mormoro una preghiera a Fobla e le chiedo di proteggere, cerco di convincerla a proteggere Percival mentre sta andando, rendendo più robusta la sua armatura. Quindi è una bella prova di prudenza. Ascendente, curatezza per l'armatura. No, va bene anche prudenza. Prudenza, perché lo stai facendo per proteggerlo e assicurarti che... Accuratezza cos'è? Gli avvidi rivetti. Gli stringi rivetti. Accuratezza le parti più... Gli fortifico solamente le parti più facili da colpire dell'armatura. Ok. Gli stringi rivetti. In modo che non si noti. E abiurazione, immagino. 7, questo non fa niente, no. Giusto? Quindi riesco. Brilla lievemente con alcuni simboli... Grazie. Uno degli attendenti del Cavaliere Nero si avvicina a Gravain e Bruenor il primo round di combat e vi dice: vi prego, tornate indietro, almeno voi non fate la sciocchezza che hanno fatto tutti quegli altri che sono venuti prima di voi. Il nostro padrone non è intenzionato ad andarsene e sicuramente non vi lascerà passare senza cercare di prendere la vostra vita, quindi ve lo chiedo per il vostro stesso bene. Girate i cavalli e tornate da dove siete arrivati. O andate da un'altra parte. Sicuramente con la vostra forza e le vostre armi potrete conquistare una cittadina e diventarne signori. Nel frattempo arrivo da dietro. Oh, ma il problema sta proprio qua. Noi stiamo cercando una cosa che sta in questo posto. Quindi noi potremmo tranquillamente entrare, passarci ed evitare di incocciare contro il vostro signore. Non vogliamo sfidarlo, vogliamo semplicemente incontrare una persona all'interno di questo cerchio. Mi si gira: l'unica persona all'interno del cerchio è il mio padrone. Oh no, ce n'è un'altra. È solo che il tuo padrone non lo sa.
La vita è vostra e potete decidere di farne l'uso che preferite. Posso solo chiedervi quali sono i vostri nomi nel caso dobbiamo inciderli su delle tombe? Mentre stiamo passando un... No, tranquillo, te li diremo dopo, quando dovrai incidere quello del tuo padrone su una tomba. Yo, bitch! No. Io passo di fianco quando vedo lui passare. La vita, come vi dicevo, è la vostra. Beh, ad ogni modo, io mi chiamo Sir Agravain, cavaliere di Camelot. Sir Tristano, cavaliere di Camelot. Sir Bruno di Camelot. E vi ho detto che il mio nome non glielo dico adesso, quindi grazie per l'avvertimento, ma non ne abbiamo bisogno. Morire ora o tra qualche mese nessuna differenza fa. Si fa, vi fa spazio per passare senza problemi. Gli altri due attendenti vi guardano, si fanno il segno della croce e si preparano a dover pulire altra roba. Oh, che balle. E il cavaliere nero è lì fermo. Chi è il primo che si avvicina, quindi? Io mi avvicino, ma per parlare. Idem. Di sicuro. Io mi preparo a una preghiera. Sir? Nel caso dovesse girarsi e tirare un fendente sulla faccia di Agravain. Quindi sto molto attento. È un piacere conoscere un uomo della vostra fama. Voi sareste, quindi? Sir Agravain di Camelot. Ah, un altro degli stupidi mandati da Artù, come se fosse mai servito a qualche cosa. Vi do un'ultima possibilità di tornare sul vostro cavallo, girarvi e tornare dal vostro padrone. Io non voglio sfidare voi, noi non vogliamo sfidare voi. Vogliamo solo incontrare una persona all'interno di questo cerchio. Chi? Una persona molto importante per noi. L'unica persona all'interno di questo cerchio adesso sono io. In realtà questa persona è qui presente. Solo che voi non la vedete. O forse siete voi che vi illudete. È possibile. Ma quindi che fastidio vi dà avere un illuso all'interno questo di questo luogo cerchio? È stato reclamato da me, quindi se volete usufruirne dovrete pagare. E quant'è il costo? Un duello. Se vincerete potrete farlo. Se perderete io avrò la vostra vita. Oh beh. Quindi, se io vinco, voi non perderete la vita? È impossibile per me. Io posso solo vincere. Ok, e il vostro scopo, quindi? Voi il mio scopo lo conoscete, il nostro scopo lo conoscete? Qual è il vostro scopo nel reclamare questo luogo? Altrimenti non riesco a dare senso alla possibilità di perdere la vita. Io nel frattempo bisbiglio a Percival di fianco. Mi sono perso qualcosa dopo il drago. Chi stiamo cercando? Sempre il Graal, ma qui no, chi? Chi? Sta parlando di una persona. Dobbiamo sfida, conoscenze, andare avanti. Solite cose, no? Tu annuisci. L'unica motivazione che serve a voi è voler usare questo luogo. E sapere che io vi impedirò di farlo. Che altro motivo vi serve? Perché questa cosa avviene qui e non altrove. Perché così vuole chi mi ha mandato qui. Ah, ok. Quindi c'è un mandante. Come in ogni azione che succede nel mondo. E qual è il suo nome? Viene chiamato con molti nomi. Il più conosciuto, allora. Vi risponderò nel caso voi accettiate la mia sfida. Fatti indietro, Cavaliere Nero, che è l'unico mandante che è degno che è degno è Dio. Nuovamente. Stavo uccidendomi io. Non è un buon segno. No. Se Manto richiama Dio. Aspetta, ma questo cavaliere finisce sempre a schifio. Scusate. Io comunque ho tirato fuori l'arco e ho incoccato una freccia senza tenderla, ma. Ma chi è Darfene nel Cavaliere Nero qua? Io ho grande la forza in lui. O la caramella che mi vede attraverso. Nuovamente voi, Parsifal. Sempre io e sempre voi, a quanto non pare. Non vi è bastato perdere una volta. Evidentemente, dato che ancora sono sul cavallo, par che no. Quell'altra volta vi ho lasciato la vita.
Volete sfidarmi un'ultima volta? Se la richiesta è così cortese da parte di un essere così scortese, direi che parrebbe brutto da parte mia rifiutare, no? Lui prende la spada. E sì, allora. Io smonto da cavallo. Bene. Miei compagni. Uno contro uno. Così vuole il codice. Io prendo il... Volete farvi carico voi? Già dato una volta, perché non due? Sono disposto ad affrontare tutti voi se lui dovesse fallire. Non fallirà. No. Grazie. In caso sarò il prossimo. Preferivo l'incitamento del nostro amico Tristano, ma va bene così. Solo Dio ne sarà il giudice. Un cavaliere non può fallire dinanzi al male. Sir Percival, abbattetelo e poi proseguiremo con la ricerca che avete fallito e la porteremo a termine. Sempre a rimarcare questo aspetto, eh? Ne? Ma ora la porteremo a termine. Sì, quello va bene. Va bene, se può fa. Bene, messere. Come ti prepari il duello, quindi? Allora... In realtà mi preparo classico, ma io non riesco a togliermi dalla testa quello con Sean Connery per i Cavalieri della Tavola Rotonda. È un brutto ricordare, quindi. Mamma mia. Ma è proprio un brutto ricordare. Imbraccio il mio scudone, la spada, in ginocchio a pregare. E Dio fa che questa volta riesca a tirarlo giù. Guarda, piuttosto ricordati King Arthur con. Come si chiama? Dai, sì, forse è meglio. Con Owen. È meglio, con Clive Owen. Ah, ok. E bacio lo standard di mio padre e quello lo uso per legare lo scudo. Ok. Di più. Anche perché in realtà sì, non è che sono sto gran combattente nell'anima io, quindi... Ti preoccupa, bariamo. Ecco, appunto, bravo, hai capito al volo. Difatti se loro ci hanno tirato l'iniziativa vorrei entrarci anch'io. Non c'è da tirare l'iniziativa. Cioè, okay. L'iniziativa è prima tutti voi e poi il nemico. Ok. Ma perché lui attacca tutti? No. Lui sta sfidando solo. Ok. Io voglio però fare... se voi volete fare altro. Io volevo fare una prova di acume. Per vedere. Per richiamare la storia di quello che ho sentito del Cavaliere Nero. Punti deboli. Fai sta prova di acume. Nessuno. 4. Più 4-8. Ah, però. In realtà pare che dei punti deboli li abbia, che qualcuno sia riuscito a sconfiggerlo. Però gli ha tagliato le braccia e le gambe. No. Il punto è che sembra che lui sia o sia convinto di esserlo o sia veramente mandato da un'entità che non è di questo mondo. Ok. Il che vuol dire che in genere acqua santa, preghiere, sembrano indebolirlo. Ok. Ok. Allora io mi avvicino a parte. Soprattutto tu hai visto che io recentemente, da quando sono tornato dall'Irlanda, preghi un botto. Prego un botto. Io se fossi in te, mentre combatto, reciterei una preghiera. Visto che tu credi, e credi molto. Vabbè. Io fossi in te lo farei. Grazie per il suggerimento. Anche tu, se hai voglia, prega per il nostro compagno. Io mentre mi prego sempre per la riuscita. A punto comincio, Padre nostro, che sei nei cieli, tu sia santificato. Che io sappia, la mia protezione sull'armatura è ancora attiva? Sì, fino al primo round. Allora aspetto che scada. Sia fatta la tua volontà. Bruno, intanto vuoi fare qualcosa? Io prego con... così in cielo come in terra. Io mi unisco al coro sostanzialmente. E comincio a innalzare il tono della voce. Andando verso di lui e pian piano alzo sempre di più. Cavaliere aspetta che lui abbia fatto la sua azione. Ah, sta aspettando, però... È pronto con la spada in mano e sta aspettando. Allora io alta voce. Cavaliere, tu che affronti i dettami di Dio, pentiti, accetta la tua oscurità. E forse ci potrà essere salvezza su di te. E cerco di deprimerlo.
Ok. Rimetti a noi i nostri peccati. Debiti. Debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. State parlando con uno che non sa un cazzo di religione, da tanto sono arrivato fin qua. E non ci indurre in tentazione. E in realtà sto cercando comunque di fare intimidire in tutto questo. Ok. Allora, intanto Tristano. Cerco di a parole fargli capire. Cioè, così tranquillo. Quanto sia in realtà la sua entità che lo governa, quanto più debole dinanzi agli occhi di Dio, e cerco di confonderlo con le parole. Vai, ascendente. Abiurazione o inganno, una delle due. No, in realtà è un po' il contrario di abiurazione questa. Grande. Boom. Madonna. 10. Big Rob. Thank punto you. Fortuna. Vedi che lui fa un passo indietro. E mi unisco alla preghiera sua. Che bello, sto immaginando la scena come un film. Tu invece volevi fare. Lo volevi intimidire del tutto. Cioè, volevo proprio. Visto che la preghiera dice. Tu prega perché funziona con lui. Io aumento il livello, l'ho già affrontato. E io gli sto facendo coro per aiutarlo. Basta che non fai coro. Tutto fortuna è sempre uno, anche se io ne ho due. No. O sul 6 sono due uguali. Sul 6 è sempre solo uno. Ok, è quello. Sì, sì, mi sembrava. Dado se lo tiro col dado specializzazione, esatto, diventano due. Yes. O tre o quattro. Vabbè, due. Sì, sì. Quattro solo per l'ultimo tiro. Il tiro finale. Final round. E fai una prova a questo punto di impeto, perché stai cercando di imporre la tua volontà su, giusto, di lui. Buono, punto fortuna. Ma non lo posso prendere. Come no? Perché ne ho già uno e ho un solo filo. Consumi subito. Consumi subito. Consumi subito. Consumi subito. Vabbè, dammelo. Come lo vuoi consumare? Cosa vuoi fare? Estendere? Puoi o migliorare di uno tutti i parametri dell'azione, o adesso sarà spaventato per un round. Può fare che sia spaventato per un round e avergli inflitto anche un danno, perché è un danno psicologico. No, sì, sì, stress. Sì, stress. Eh sì, stress conta nei danni. L'avevo letto sul manuale. Lui prima aveva uno spadone, giusto? Lui ha uno spadone, a due mani. In realtà voglio l'intimidire è normale, quindi lo scosso questo giro. Per un round, e questa è di ma base. Che la parte scossa gli caschi lo spadone, cioè perde la presa. Ok, non stava facendo chissà che, però intanto deve andare a riprenderselo. Ok, lo disarmi. Sì, sostanzialmente sì, al lato pratico di meccanica si prende proprio uno... Che cosa poco cavallaresca. Io mi immagino che poi mentre alla fine dici l'ultima cosa della preghiera, c'è tipo dietro il coso del fulmine, vedi per un secondo che ti cade la spada. Ma oh cazzo, c'ha ragione lui. Per la coincidenza del fulmine. Gli cade la spada di mano e lui inizia. Voi cavalieri di Camelot, vi pensate sempre... Intanto sta comunque arretrando. Vi pensate sempre superiori agli altri, non capite che voi siete i primi a peccare. Il vostro orgoglio sarà ciò che vi condurrà alla rovina. Volete questo circolo? Il circolo sarà vostro, con tutto ciò che io ho tenuto qui dentro fino ad ora. Lo volete per voi? Prendetelo! E in quel momento si fa indietro e si fa una crepa in mezzo al circolo di pietre. Da qui inizia a uscire una nebbiolina. Sta nebbia! Purtroppo per voi. Cosa volete fare mentre quello che sta per uscire sta per uscire? Questo è il primo round, giusto, che è passato? Sì. Quindi io rinnovo la protezione su di lui, su Percival, che è più avanti di tutti. E basta. Quindi abbiorazione. In questo caso cosa sono? Tre? Sono tre. Via. Perché tu li puoi tenere? Sì. Perché ha fatto 6 con il dado, no, aspetta, della prova. Fortuna extra è il numero dei fili, quanti, sì, ne puoi tenere, sì, no? Quindi ne posso tenere 4. Ha fatto 6 con il dado e 5 con il dado della specializzazione. Dato che ha già consumato dei fili, accumula più punti fortuna alla volta. E ne spendo già uno per farlo durare un round in più. Ok. Anzi, e sì, un altro... Com'era per farlo anche su un altro? Spendi un altro ma in questo caso dura due round su di uno e un round sull'altro? No, dura due round su due persone. E allora lo faccio anche sugli altri due. Max! Io mi brucio un... Da cosa non mi ricordo più come è cambiato
nelle prime versioni, quindi sto facendo una cazzata, dimmelo, un filo del destino. Sì. Per poter effettuare una prova di osservare con il filo che mi sto prendendo, che è scavare in profondità. Ok. Perché nel momento in cui cominciano le crepe, pianto la spada, mi inginocchio e guardo cosa sta succedendo nel terreno. Siccome il punto fortuna ce l'ho già di qua. Esatto. Posso, la vista diventa così acuta e i sensi così percettivi da poter vedere attraverso porte e pareti per qualche istante. Devo restare concentrato per farlo e ho bisogno soltanto di un punto fortuna lì. In realtà adesso non ti serve neanche il punto fortuna, perché quando consumi un filo del destino è come se per quell'azione tu avessi il massimo di punti fortuna che puoi avere. Top. Ok. E vedi che sotto al circolo c'è un drago. Un altro. Tristano, questa è roba tua. Vuoi sempre lui? Ma se sempre lui, cavoli. E che ne sai? C'è proprio lo stronzo. Lui sapeva perfettamente dove andare perché era lì. Comunque sì, è un drago, e dell'altro avete visto solo gli occhi verdi luminescenti, quindi... Il cavaliere nero se n'è andato? Il cavaliere nero se n'è andato. Quindi non si vede più. Okay. Io girandomi verso di loro è un... Attenti! Questo è qualcosa che conosco! E incocco una freccia. Sta per uscire un drago! Eh? Allora lo dico adesso, questo è qualcosa che conosco! Io ho già dato. Io mi metto a protezione di Tristano. Cosa hai fatto? Un cazzo? Gianni, come ho già dato? Col drago ho già dato. Se da picchiarlo, devi picchiare. Allora, quando è il vostro turno, potete anche rinunciare alla vostra azione e dare un punto fortuna a uno dei vostri compagni, che però lo deve usare nella sua azione. Che lo aiutate a fare qualche cosa. Se invece non fate niente. Io intanto aspetto. No, io ho fatto la protezione. Lui ha visto cosa c'era. Io lui mi sono ha detto, messo a sua protezione. Quindi, quindi rinuncio alla mia azione per difendere lui e do un punto fortuna a Roberto. Ok. E quindi allora lo dovevo usare per forza, e quindi l'ho usato anche per proteggere me. Solo che su di me mi protegge di uno solo invece che due. Voi avete un assorbimento di due invece. Ok. La crepa si fa sempre più larga e vedete il drago che proprio esce tipo quasi un serpente, mette fuori le zampe ma sta uscendo proprio strisciando come un serpente, e praticamente accerchia in un unico fluidissimo movimento il cerchio di pietre. Quindi ti pare una battle. E vi dice: siete arrivati finalmente, sono mesi che vi aspetto. No, un solo mese è passato, ancora tre ne avete, giusto? Aspetta, la voce dello stesso drago stronzo? Madonna! Cedi il passo! Oh! Non far la rima, non far la rima! Testa di... Cedi il passo! Voi siete sulla giusta strada. Io non avrei nessuna intenzione di mettermi contro di voi. Ma... Ma qualcuno di più potente di voi mi ha chiesto di farlo. Qualcuno più potente di noi che è scappato? No, no, no. Lui non è più potente di voi. Non tutti e quattro insieme. Di uno solo di voi forse sì. No, io intendo... Se guarda me, gli lancio un'occhiata bruciante a questa frase. Non riesce a capire chi di voi sta guardando. Chi sta grande. Guardando, okay. Siete troppo piccoli rispetto a lui. Della tua specie ne sono rimasti pochi. Non cedere la tua vita inutilmente in qualcosa che non ti riguarda. Cedi il passo e forse la grande stirpe dei draghi potrà tornare un giorno, altrimenti rimani e estinguiti. Tu non c'eri quel giorno nella grotta, vero? I tuoi compagni ti hanno detto quello che è successo, e in quel momento si trasforma in Agravain, in un unico fluido movimento, anche questo, diventa nebbia e si ricondensa per essere uguale ad Agravain. Ti somiglia proprio, eh? Hai imparato bene. Scaglia la freccia, scaglia. So che hai già ucciso uno di noi, o forse no, vero? Tristano. Scaglia la freccia. Prova di accuratezza. Ti devi mettere uccisore di draghi come specializzazione. Posso usare medicina per provare a colpirlo perché sta parlando? Adesso sta parlando in forma di Agravain? Sì.
E quindi in realtà non lo so, era per azzittirlo, tipo in bocca. Non penso che funzionerebbe perché si può cambiare di forma. Quindi lo tiro normale. 8. Ma però lo colpisci. Sono venuto. Vuoi spendere punti fortuna per fargli più male? Gli hai fatto due danni adesso, perché l'arco fa due danni. Per il momento è più una risposta a quello che ha affermato, di quanto mi interessa quello che ha da dire. Quindi è più un avvertimento che non ci voglio mettere tutta... Anche perché non mi credo che l'abbia colpito. Bene, allora la vostra strada è definitivamente scelta. Forse la prossima freccia però dovresti lanciarla verso l'altro Agavrain. Potrebbe essere altrettanto utile per voi. Io se continuo a parlare gli tiro un fendente. Or dunque, signore, che cosa volete in cambio questa volta per lasciarci passare? Tu dovresti essere contento che io sia qui a Agravain. Forse non hai ancora inteso chi mi ha mandato qui. No. Agravain, abbiamo intenzione di passare gli altri 3 mesi a parlare. Però non ho ripetendo le parole che ha detto lui. No, vogliamo fare. Ribadisco che non ho voglia di stare in mezzo. Quindi se c'è da comprare un passaggio, compriamo un passaggio. No, non è da comprare nulla. Mi è stato chiesto di uccidervi. Agravain, è il momento di scegliere. Basta fare l'ago della bilancia. Bene, ammazzatelo. Dello, ammazziamolo. È diversa la linguistica. Sì, io credo di essere il più... Io sicuramente parteciperò alla battaglia, ma non credo di essere l'elemento decisivo nella testa d'ariete. Va bene, andiamo. Qualcuno mi dà una mano? Gli ho appena tirato una freccia, più di quello. Ah, sì, no, mi riferivo a... Sì, lo so che ti riferisci a me. Per Artù, per Camelot! Io parto. Parti, e mentre carichi, ti sembra che la nebbiolina che è uscita e che sta continuando un po' a uscire dalla fenditura nel terreno stia iniziando a alterare un po' i vostri sensi. Questo perché il drago ha una specializzazione in raggirare bastardo e in illusioni. Quindi tiri comunque il dado del destino. Sì. E con uno o due puoi prendere una sciagura. Perché è la sua specializzazione. Ok. Cioè, quindi lui tira un dado. Lui tira la prova che deve fare. In più tira per forza il dado del fato. Lo può tirare se ha delle specializzazioni. Quindi con 5-6 fa uguale. E con 5-6 prende uguale. Se non ha specializzazioni che si applicano. Ok. Allora io l'attacco. Comunque lo tira perché con la mia fermezza per interporre la sua ammaliamento solo su di me. Perché si concentri solo su di me. Tu sei guardiano, quindi... giusto? Sì. Ok. È più ascendente. Campione, scusa. È più ascendente perché devi attirare il suo sguardo su di te. È una nemesi? Va bene. Sì. Perché stabilità non funziona. Vedi, quella è già una sciagura. Spondo un punto di volontà, mi faccio una ferita e uso forza di volontà perché interrompe qualsiasi ammaliamento, addormentato, stordito, condizione psicologica. Ok. Quindi va bene. Non dovrei subirla. No, la sciagura te la pippi lo stesso. Sì, sì, no, la sciagura sì, ma almeno non mi ha ammaliato. Giusto? Esatto. E lo colpisci? Tu lo stai colpendo con la spada, una mano. La spada, quindi gli fai un danno. Però hai anche preso appena adesso una bella sciagura. E senti che le scaglie del drago sono molto più robuste di quanto ti aspettassi. Tu non hai mai cercato di uccidere un drago? No! Mi ero fermato ai leoni. Lui allevava draghetti. Allora, l'armatura degli avversari la possono usare se voi avete delle sciagure. Quindi ne ha usata una. Ok. Voi invece potete usare la vostra armatura quando volete per ritirare il dado se vi hanno colpito, nel caso sia la risposta all'azione di un avversario. Ok. Sta noi? Sta ad Agravain se vuole fare qualche cosa. Se invece vuole stare neutrale. Io mi sposto lateralmente rispetto al combattimento e guardo se c'è un'erba particolare. Da fumarti? No.
lì intorno al cerchio. È un'erba che cresce, fa parte di quella formula di cui volevo svelare il segreto al drago. Ti direi di tirare ascendente solo per fare erboristeria più carisma, però fai. Ce l'ho erboristeria, ho erboristeria come specializzazione. L'ho presa apposta in onore di, se vuoi faccio ascendente, così facciamo carisma più erboristeria e dovrebbe tutto essere torna. Acume, però va bene, cioè. 5. Quella pianta che ti serve per completare il tuo intruglio c'è. Ok, allora la raccolgo e tiro fuori il mio mortaio, che è il mio oggetto più importante, e comincio. Con l'arco, frecce, lui col mortaio. E lui che gioca a Cookie Mama, porca tu fidati, puttana. Tu fidati. No, mi fido, per l'amor del cielo, ma è esilarante. È una cosa che potrei fare io, Simone. Il drago gira, si ritrasforma in drago dopo che lui l'ha colpito e si mette di nuovo a strisciare praticamente tra le pietre in attesa che uno di voi si distragga e scatta a un certo punto verso Tristano, la cui fama di uccisore di draghi è famosa in tutti i regni, sia di questo lato che dell'altro del mare d'Irlanda. Già. Come funziona l'attacco del nemico? L'attacco del nemico, io non tiro nulla, siete voi che rispondete tirando. Io so solo quanti punti posso spendere, come se fossero i vostri punti fortuna. Io, vedendolo scattare verso di me, gli urlo: sei certo che se io il bersaglio che scegli? Già uno ne ho ucciso, un altro non farà la minima differenza, era anche più grosso di te. E cerco di farlo distrarre dall'attacco, facendolo spaventare lievemente. Fai una prova di ascendente. Però posso usare inganno? Quasi. Puoi usare inganno, però lui ha intuizione, quindi puoi fare uno o due e prendere una sciagura. Ok. Però posso far usare inganno, quindi. Okay. 8 e 2 punti fortuna. E in questo caso, cosa serve spendere i punti fortuna? Per dargli svantaggi anche in caso, se durante l'attacco suo? Sì, praticamente adesso l'ho spaventato, lui ha lo svantaggio, quindi voi tirate col vantaggio in realtà. Ok, ma io volevo spaventarlo come tipo schivare. Sì, per evitare il colpo. L'hai evitato. Se vuoi spendere gli altri punti fortuna e renderlo spaventato più a lungo, avrete il vantaggio nei tiri. Non è difficile. Sì, stavo pensando. No, per ora no. Non sta usando i punti fortuna, roba, ovviamente li spara giù come se fossero mitraglie. Prima li ha sparati 3 più 4. Sì. E si ritrae un attimo da Tristano. Anche il tuo segreto verrà svelato, Tristano, prima o poi. Non Ma la paura ancora... è vera, a quanto vedo. Non è questo il momento. Esatto, non è questo! E cerchi di colpirlo da sotto? E mettendomi davanti a Tristano, perché conoscendo il suo segreto, famo che gli do una mano, perché non la vedo bene. Sì, conoscendo che anche in teoria reggo molto più di te, però. Ma sono comunque cavaliere. Sì, sì. Allora, quando aiutate qualcuno con cui avete un legame, gli date il vantaggio nel tiro. Ok, ma io non ho fatto niente in teoria, no? No. Ok, adesso sta a noi. Vabbè, metto lì e... cedi il passo! E tu cosa fai, picchi? Sì, cerco di impiegarlo. Oh, picchio! Fai una prova o di accuratezza per passare tra le scaglie, o di impeto per bucare le scaglie. Oppure di prudenza se cerchi di metterti in un punto dove non cercherà poi di colpirti. A seconda. Mentre lui si mette lì, perché avrebbe già il vantaggio lui, o ce l'ho io in caso dopo? Perché tu lui non si hai speso me. Punti fortuna per allungare la durata, no. Quindi non avrebbe il vantaggio. Ok. No, e ma lui ha detto che mi ha aiutato. Allora, se lui ti aiuta... deve fare la sua azione per aiutarmi, esatto. Ok. No, allora quando è lì, io... Ah no, vai. No, perché è reattiva dopo. Sette. Ma riesci a bucare una delle scaglie? Ma l'accuratezza. Ho detto prudenza. Ah, prudenza. Riesci a passare tra le scaglie,
e metterti comunque in un punto in cui lui non riuscirà ad attaccarti. No, diciamo che non può può schiacciarti e basta. Si deve impegnare. Quanti danni gli fai? Uno. Perché hai usato un'arma a una mano? Esatto, c'ho la spada lunga normale. E non hai usato punti fortuna. Esatto. Credo manchi io. Mancate tutti, ha fatto solo... Io continuo ad attaccarlo, mettendomi in posa da duello. Maneuro, meno stile, più sostanza! E te preoccupare. E con tattica, ora che mi ha dato la schiena, cerco il punto meno protetto dalle scaglie per... entrargli sotto pelle. E allora fai anche tu una prova di accuratezza. Vieni. 8, 9. Quindi dovrei aver riuscito a coprire. No, come 9? Con 5? 3, 8. Più 3, più 1 del 2. Ah, giusto, ok. Prove d'approccio. Colpito. Lo colpisci anche tu, hai una spada normale. Sì. E non credo, hai punti da spendere. Sì, non credo che il duello aumenti anche i danni. Credo sia solo per le prove di approccio. Quindi no. Io invece gli dico, sempre rivolto al drago che stava comunque guardando in parte verso di me, dico: conosci il mio segreto, eppure la paura che vedi in te è vera. Ci sono tante cose che ho imparato, e una è che voi siete solo delle lucertole spaventate. E voglio io... ti sarà impossibile colpirmi. Come puoi colpire qualcosa che non puoi neanche vedere? E voglio fare sfocatura. Ok. Su di me. Tesimo più fastidioso di Baldur's Gate. Vai! Sì. Anche quello che fermezza in questo caso, perché lo sto dicendo così, accuratezza... No, fermezza ci sta. Abiurazione e sì. Inganno. Sì. Lui però ha intuizione, quindi sempre con 1-2... Due. Ma che due. Culo che abbiamo, eh? Posso bruciare un punto fortuna per togliermi la sciagura? No. Come specificato nel manuale. Però questo sono riuscito e quindi sono sfocato e spendo un punto fortuna per farlo durare un round in più. Agravain. Sì, chi è il più vicino a me? Chi vuoi tu? Okay. Tanto eravate tutti più o meno lì. Allora corro verso Bruenor. Mm-hmm. Mi avvicino con il mio intruglio e gli dico... colpiscilo bene, colpiscilo forte e metti questo sulla lama. E comincio a spalmare il mio intruglio sulla sua lama. Io ho un legame con lui che mi dà la forza di me. Aiuta questa cosa? Sì, perché lui ti sta aiutando senza fare la sua azione. Quindi il prossimo tiro che fai tu... Hai un punto fortuna extra. Hai un punto fortuna extra e il vantaggio perché lui ti sta... Io ho un legame con lui, invece Bruenor per me è un giovane di potenziale. Quindi... Appunto. Il drago, in tutta risposta... dice a Tristano: io non ho bisogno di colpirvi, io ho solo bisogno di una cosa che forse hai dimenticato che noi draghi siamo in grado di fare. In quel momento dà un colpo di ali, si alza in volo e fa una fiammata. In questo caso? Sì. In questo caso cerca di raggiungere un altro eroe? O no. Sta prendendo tutti? Sta prendendo tutti. Però io col tu non puoi passare, non posso fermarlo ad alzarsi in volo? E fagli concentrare per forza il soffio su di me, che magari prende anche quello vicino a me, ma senza... perché io immagino che lui si piazzi sopra per prendere più gente possibile. Assolutamente sì. Io posso usare il filo del destino, il tu non puoi passare, perché in teoria dice: quando l'avversario cerca di raggiungere un altro alleato posso fare una prova per impedirlo, se riesco l'avversario viene bloccato lungo il tragitto e non può raggiungere il bersaglio per questo turno. Sì. Ok, quindi allora sempre gli dico: devi alzarti, prendi me come bersaglio. Sei così debole da avere paura di una persona di cui sai il segreto? Qui parte una fiammata. Devo fare una prova. Perché non stai usando il filo del destino? No, ce l'ho già. Ce l'hai già, ok. Sì, siamo partiti con dei fili già consumati per rendere il tutto sì, giusto. Sì, credibile. Siamo alla fine del... d'azione. No, non c'è specializzazione in questo caso, immagino. No, e neanche... no, lui però ce l'ha. Elementalismo. No, ma solo per farlo beccare me. Qual è la prova che devi fare? Una prova extra per impedirlo. Ah, ok, allora no, non c'è... Non c'ho specializzazione, ma è un tiro secco. Un tiro secco per evitare che prenda me, abbiamo... 6. Non posso pomparmelo in qualche modo. Non puoi spendere punti fortuna? Posso spendere punti fortuna per alzarmi il valore, no? No. Però... puoi, se vuoi, diminuire di 1 il tuo punteggio e rifare la prova.
di ascendente. Nah, non riesco. E si alza. Fa una fiammata e iniziate tutti a sentire ustioni che vi piagano la pelle. Alcune delle rocce dietro di voi si stanno sciogliendo dall'intensità del calore. Madosca. Noi no, però. Voi no. Noi bruciamo. Bruciate e basta. Esatto. Pancetta. Il drago fa danni ad area e vi fa un danno a tre di voi, mm-hmm, che tirerò a caso. Sì, perché non l'ho fermato. Quindi uno, due e tre. Sì. Ma l'assorbimento... Quindi togliete uno dall'assorbimento. Togliamo uno dall'assorbimento, quindi rimane... Ma poi finisce, perché mi sa che è il secondo turno. No, sì, l'avevo potenziato i due round, c'è, sì, ancora un round. E continua, però le fiamme non si sono spente, continuano a bruciarvi addosso. Però lui è salito, ha tirato la fiammata e ha visto loro con tipo lo scudo della fede. È proprio così contro le, sì, fiamme. Sente, oh! No, perché si vede le fiamme tutto verso, poi si vedono le fiamme che si diradano bruciando tutto intorno e poi che comunque camminate in tonsi. Sta a voi. Lui adesso sta a un raggio di distanza da voi. Se voglio prolungare l'effetto, non è vicino, ma è meglio. Prolungare un effetto del mio incantesimo. Sì. Devo fare comunque la prova o posso spendere, no, direttamente solo punti, spendere fortuna? Punti fortuna? Allora io spendo due punti fortuna, un punto fortuna per farla durare un altro round. Ok. Quindi tu hai fatto la tua... Nella mia azione, sì. Si continua. E io faccio la stessa di prima con le sue frecce. Quindi corro da lui. Quanto è in alto? È a raggio medio. Che quindi la spada gliela dovrei lanciare per prenderlo. Potresti lanciarla, potresti cercare di fare parkour sulle... Potrei rocce. Esatto, sto pensando, posso fare parkour se lo, sulle se lo fai rocce. Applausi. No, io ci avevo pensato. Breonor, scaletta! E ti metto la mano sotto per saltare. Ah, lo faccio. Assolutamente lo Anzi, faccio. Anzi, con lo scudo, scusa. Con lo scudo. 3. Eh sì, perché tiri con il vantaggio, perché è vero, avevo il lui vantaggio. Ha il legame con te, quindi ti dà il vantaggio. Hai un punto fortuna. Io ho il legame con lui comunque. Che spendo, quindi... che spendo per questa azione. Ok. Anzi, prima vediamo il risultato. Lì, giusto. Devi spenderlo per forza in questa azione, ma vedi poi come. Sì, sì. Hai una specializzazione che ti aiuta? Tattica. Mi può aiutare a capire qual è il momento giusto su saltare sul scudo, l'angolo per mettersi sulla roccia, saltare sull'altra colonna. Ma non hai neanche interporsi. Sì, ma interporsi è di difesa, non è d'attacco. Dipende. Vabbè, comunque. No, ma su tattica. Basta tattica. Cavalleria, perché il parkour è della cavalleria. Perché devi prendere? Ci insegnano a tutti a fare parkour. Perché ha il vantaggio, perché hanno un legame. Ah. Almeno un 2 in una caratteristica ce l'ho, quindi. Devi tenere il migliore, 5. Questo è il dato della fortuna. Della fortuna. Che ti dà un'altra fortuna, tra l'altro. Sì. Quindi hai fatto 3. Quindi in totale? Su che lo tiro? O su impeto o su accuratezza. Accuratezza. Comunque 3. Ma mentre stai saltando, senti la voce di Tristano che ti grida: non mettere il piede in fallo, abbatti la creatura, il Graal deve essere nostro, ce la puoi fare! E salto a piedi. Mi prendo una ferita e gli do un più 1. Perfetto. Quindi lo colpisci e hai 2 punti fortuna da spendere. Io glielo do per colpirlo e far entrare il suo intruglio nel sangue del drago. Quindi tutti nel danno. Che quindi è avvelenato. Dragosbane cresce proprio qua a Stonehenge. Che caso. È un caso o è la divina provvidenza? Esatto. La seconda. O è il caso provvidente? Chi lo sa, se lo chiede ai druidi ti daranno una risposta diversa. Voi l'avete aiutato? Tu io hai aiutato. Ho fatto, ho speso la fortuna in più. Tristano, grazie. Tu hai anche una. Roberto non esiste ora. Scusi. Hai anche una sciagura, vero? Sì. Aia. E l'intestino del drago rovente ti finisce sulla faccia. Come at me, bro. Ok. Vedi che il drago si ritrasforma. Scende a terra cadendo. Colpito da Bruenor. Nella nebbia e nel fumo che si solleva quando cade a terra, fate fatica a vedere all'inizio quale sia l'aspetto che ha preso, perché vedete che è diventato delle dimensioni di una persona nuovamente. E adesso è Tristano.
io mi brucio un filo per avere una roba che io la memoria maledetta. Per avere la memoria maledetta? Facile. Che potere di merda che hai messo sul manuale, Claudio? Ma nel folle c'è una data. Okay. Che è roba mia, Envy. Sete di verità. Ok. Il visione del vero, se ricordo bene. Sì. Ti permette di vedere attraverso la maggior parte delle illusioni. Ok, vedi che c'è... Quando effettua una prova per capire cosa sia vero o meno su un'illusione, la prova... se la prova riesce, non solo vedo bla 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 bla. Riesce a intravedere comunque la forma del drago, che in realtà sta comunque avvolgendo tutto il cerchio di pietre. Vedi che Tristano non è Tristano, neanche il vostro Tristano è Tristano. Vabbè, ma è Isotta, cosa che tu già sapevi. Però a questo punto potrei... È una donna trecce bionde nell'armatura di Tristano. Appunto, con l'arco sulle spalle. In questo momento mi viene a dire un... bravo Tristano, però. Comunque... E il drago comunque va verso Tristano e... Questa è finzione, questa è un'illusione. Forse. L'ho visto morire tra le mie braccia. E se io fossi in grado di riportarlo in vita? Ma cosa fa? Cerca di raggirarti. Quindi, come vuoi resistere a questo suo sibilo serpentesco nell'orecchio che ti fa nascere un dubbio? E che sono... sì. Io purtroppo, protettore dei deboli, che è quello che toglie anche gli effetti, eccetera, non posso farlo. Perché per annullare gli effetti solo se lo faccio sui compagni, giusto? Il destino del guardiano purtroppo è di soffrire, sì. Lui. Non posso fare presenza imponente perché è una nemesi e quindi non funziona. Non sta targetando un mio compagno, quindi neanche quello. Aiuto Roberto, affonda. No, stavo pensando a una cosa ma è tiratissima. Sta raschiando il fondo del manuale. No, perché le abilità del guardiano sono quasi tutte giustamente per gli altri. Fondo al manuale c'è punti fortuna e punti scelta. Io stringo. Tanto riesco lo stesso, perché anche se non funziona l'abilità, usando un filo del destino funziona in automatico. Sì. Quindi io stringo la fiaschetta, quella del filtro, guardo il drago e gli dico: non puoi rubarmi quello che ho già perso, come non puoi ridarmi quello che è stato perso. Il suo nome diventerà grande, non sarai certo tu a fermarmi. E spendo un filo del destino per prendere custode della reliquia. Perché in teoria serve solo se ti stanno rubando qualcosa di fisico, ma tanto riesco automaticamente. Io adesso la interpreto come sta cercando di rubarmi la fermezza nella mia missione. Ci piace tanto. Oh, capisco. La tua fede è salda allora. Ti fossi trasformata in un'altra persona, forse avrei avuto più difficoltà, ma non in quella forma. E penso si fosse trasformato nella moglie di Tristano e gli avrei sparato tante di quelle frecce. Sta a voi, lui la sua azione l'ha fatta. Io prendo la freccia e ora cedi il passo. Cerco di puntare la freccia. È ancora Tristano? È ancora Tristano. Lui però, no, lui mi ha aiutato. Sì. Parsival, dove si trova? Te lo indicherò nel modo che mi è più facile in questo momento, e srotolo lo stendardo metallo suo. Io miro sopra Tristano aspettando, e lo stendardo, per, siccome lo uso come mantello contatto, ha gli anelli di metallo per poter usare come... Dove si trova il suo cuore? Lo incastro all'essa della spada, che faccio roteare e la lancio verso il Tristano Drago, puntando al cuore. E nel punto, e dove punta, io scocco la freccia un pochino più a destra, cercando di capire più o meno quanto può essere grosso il cuore di un drago. Grosso. E per colpirlo in un punto dove so che probabilmente la sostanza che ha messo lui si sparge velocemente, perché sono un esperto di medicina. Bene, il cuore. Un'esperta di medicina. Sì, ma per usare medicina. Quindi devo tirare col vantaggio e uso... Tiri medicina. Con il vantaggio. Usi medicina, lui comunque sta usando un'illusione, quindi... Tu però mi hai usato la sciagura, no? O no, non l'hai ancora usata? No, me ne sono chiesto se ce l'avevo, ok. Però se fai 1-2 prendi una sciagura. Io ho un legame con lui, quindi... Infatti tiri con il vantaggio. Però anche lui mi ha aiutato.
Non si somma. È un vantaggio solo. Sono due punti, tre punti fortuna. Direi che ti è andata bene. Minchia. Quattro punti fortuna. Perché quattro? Perché ne prendo tre, perché sono al quinto filo. Allora sì. Sono quattro punti fortuna. Cioè, io ho accumulato tipo 12. L'ho preso e ne spendo 5 per i danni. Eh sì, dai, ci sta. 4, perché puro 5. Bravo. Perché sennò non moriva. Invece con il quinto muore. Il quinto muore? Eh sì. Nel nulla poi, no? Eh sì. Più la sua spada. Tu vedi però solo la freccia che si ferma a mezz'aria. Tristano davanti a te che fa no, doveva finire. Dio al mio amato, se lo vedi, che a quanto pare non è così difficile uccidere un drago. Glielo dirò all'inferno. E diventa una nube di mi accascio nebbia. Io non sono mai sceso da cavallo, quindi mi accascio un attimo sul cavallo. Diventa una nube di nebbia che no, si scioglie. E davanti a voi rimane solo il cuore trafitto dalla tua freccia. Che si sta annerendo tipo per lo schifo che ci ha messo lui. Io le do gli do una pacca sulla coscia, visto che non era cavallo, lei sì. Tranquilla. Lui sì. Ma tu se mi chiedi dei problemi, sappilo, beh. No, considerando che sono ormai 2-3 anni che sai di questa cosa, continui a usare il femminile, però... Va tutto bene. Ottimo lavoro. E vado a recuperarmi la spada e rimetto a mo' di mantello lo stendardo. E mentre se ne sta, gli dico che venga raccontato che Tristano ha ucciso 2 draghi. Sarà fatto. Allora, un drago fatto fuori oggi è una bella cosa. Un cavaliere nero messo in fuga, un'altra bella cosa. Però il Graal. Un Graal che manca, però. Ecco, quindi, che famo adesso? Qualcuno chi stavi idea? Cercando a Gravelina? Parlavi di un qualcuno quando parlavi con il Cavaliere Nero. Sì, il Re Pescatore, l'ultimo custode del Graal. Che non sembra essere la discendenza qua di Arimatea? Esatto. Per chi non ne sa molto di chi state parlando? Stiamo parlando dell'ultimo custode del Graal, discendente della famiglia di Giuseppe d'Arimatea. E alcuni dicono che questo Re Pescatore fosse questo Giuseppe d'Arimatea. Esatto, dopodiché è stato troppo avido ed è stato punito. Io, nel mentre recupero le mie cose, comincio ad osservare attorno il cerchio di pietre. Rimane, non è per il combattere del drago. Ma la sciagura ti rimarrà finché non decido di usarla. Ok. Perché tra quel misto di un... Ok, appena è uscito un drago, il Cavaliere Nero non sappiamo dov'è, guardo tutto ciò che abbiamo attorno come se fosse fonte di pericolo o non fosse ciò che è. E mettendo in combinazione i due poteri, sia dello scavare in profondità che la sete di verità. Perché in questo caso... Fammi anche una prova di prudenza, così ti dico tutto. Mentre lui fa questo, boom, scusa, 5, bomba. Io faccio giusto al volo una prova e cerco di guarirmi dalle fiamme del tizio. Fermezza. Però non è vantaggio. Fermezza, 2 specializzazioni. Quindi anche con 4 prendi un punto. Okay. 5. Passato. Minchia. Va bene. Quando inizia a guarisco di una ferita. Serve. Scusa, sono specializzato in guarigione. No, vabbè, per la... Il culo dei tiri. E per la caterva di punti fortuna che hai preso. Sì, vabbè, che ho 5 fili già bruciati. Sì, sì. D'altra parte porto il peso di 2 persone. Tu, Parsifal, guardandoti intorno, vedi che il Cavaliere Nero è scomparso. I suoi 3 attendenti, li vedi, sono a un centinaio... anche di più di metri, che stanno ancora scappando. Invece il Cavaliere Nero semplicemente non si vede, quindi aumenta svanito la possibilità che lui non sia effettivamente una persona. Umano. Guardando, adesso che stai più attento a tutto ciò che c'è intorno a te, ti rendi conto che sotto non c'è nient'altro, sotto c'era solo nascosto il drago che aspettava e che evidentemente era tenuto lì sotto dal Cavaliere Nero. Nei sassi che compongono Stonehenge, invece, ti sembra che all'interno ci siano degli scheletri.
Che una volta probabilmente erano cadaveri che si sono consumati con il tempo. Merlino si è dimenticato di dirci che questo luogo era anche una tomba. Probabilmente il nostro re pescatore è incastrato in un, in una di queste tombe. Beh, è una possibilità, anche perché non vedo nient'altro qua attorno. Beh, allora, dove sono le tombe? Mi avvicino a... Qui. Bene, e allora, qui attorno. Se sono tombe ci sarà scritto sopra il proprietario della tomba, quindi basta leggere. Allora, dopo le ultime critiche alla mia reportistica per quanto riguarda le scritte, direi che se ci metti occhio tu è meglio. Va bene, mi avvicino alle varie pietre di Stonehenge e cerco di leggere se c'è un'iscrizione che identifica il punto preciso. E fai una prova di acume, non tanto perché sia difficile leggere, ma perché non sono in caratteri latini. Certo. 4, 4, 8. Ci sono diversi nomi scritti sulle rocce. E i primi ti sembrano tutti sconnessi tra loro e okay. Tra l'altro ti sembra che siano anche molto più antichi degli ultimi che vedi. Gli ultimi due che leggi sono Pelles e Pelinor. Ok. Che sono dei nomi che ti suonano come già sentiti. Gli altri erano nomi talmente antichi che, boh, non ti dicevano assolutamente nulla. Mentre questi hanno un che di familiare. Ok, ma io lo indico a loro. Secondo me è buona cosa se scappiamo qui. Le tende le hanno smontate o c'è ancora la gente? No, sono scappate. Ma che c'era un drago che è uscito. Ok. Sono andati di corsa. Possibile con cavalleria come specializzazione ricordarsi se questi nomi sono collegati a qualcosa? Sì. Akuma, immagino. Sì. Oh! Finalmente! Due punti fortuna. Sì. Due? Sì. Sì. Vai. E questi sono spesi. Erano per i danni. Giusto. Allora, Pelles e Pelinor sono due nomi. Vi riferisco direttamente. Sì. Che hai sentito più volte. Anche perché erano uno il nipote dell'altro. Pelles era il nipote di Pelinor. E Pelinor era famoso come il re ferito. Si dice che avesse una ferita talmente profonda e che era impossibile guarire, ma che non era nemmeno così letale da condurlo a una morte certa, che semplicemente gli impediva di muoversi dal letto e aveva quindi affidato le sorti del suo regno a suo nipote, dato che il padre di Pelles era già morto. E Pelles però era un giovane che non aveva mai avuto modo di regnare nulla, nemmeno la propria casa. Quindi si dice che il loro regno sia andato presto in rovina a causa dell'avventatezza di Pelles. Sembra uno scioglingo a Pelles. La Pelles figlio da Pelles. Di Pelinor. Prendetevela con Cretien de Troyes. Aspettate questi nomi. Beh, come ci aiuta ciò da queste due persone? Ah, non guarda me. Non saprei dirti. Ma direi che Tristano, visto che ti vedo un po' ancora scosso dalle ustioni. No, per niente, sono completamente guarito. Ti devo mandare a fare dei coglioni, però va bene, sì. Mentre noi scavavamo, se tiravi sul rancio. O vuoi scavare? Giusto, la donna in cucina. No, esatto, è... Che merda, credo che sia una cosa non adatta. Credo che sia una cosa non adatta all'ucciso dei ammazza due draghi. Ammazza il cavaliere. Credo che sia una cosa non adatta all'ucciso dei due draghi. No, questa è la tua arma. Scaverò, la padella. Scaverò io, puoi cucinare tu. E mi metto a scavare. Va bene. Ok. Tra l'altro, uccisore di due draghi, tizio che non ha trovato il Graal l'altra volta. Esatto. Uccisore di due draghi con due persone diverse, tra l'altro. Vedi che tutto torna. No? E mi metto a scavare. Scaviamo. E io vado a cucinare. Vi mettete a scavare e sotto le pietre, praticamente dove aveva visto Parsifal,
trovate effettivamente i cadaveri sepolti di due persone. Uno di questi due effettivamente pare fosse uno storpio che difficilmente potrebbe camminare. E anche l'altro cadavere però vi sembra che sia... fosse stato ferito in maniera molto grave. Tornando dall'Irlanda ho imparato alcune cose che forse qualcuno di voi potrebbe non vedere. Ma io ascolto. Di buon occhio, ma si narra che i druidi di quei luoghi siano in grado di parlare con i morti. Se non avete nulla in contrario, vorrei provare. Prego. Immagino sul... non sullo storpio, sull'altro. Perché in teoria non viene da tramandato, no? Sì, in teoria sì. Ok, vai. Inizio a compiere un rituale chiaramente pagano. Ignorantemente pagano. Ignorantemente pagano. Perché molto bene. Un po' di taglio sulla mano, un po' di sangue nella bocca del cadavere, recitando alcune parole, pregando le varie divinità irlandesi di concedere al suo spirito un ultimo alito per rispondere alle mie parole. Tutatis. Cercando di convincere lo spirito a venire e a parlare attraverso il suo corpo. Fai una prova o di ascendente o di acume. Ascendente. E funzionerà come se fosse un incantesimo di divinazione. Ok, quindi né abiurazione, né guarigione, né medicina, né inganno. No. Quindi pure questo. 9. Passato e mi spendo... In teoria quante domande sono? 1. 2, 3. Che io l'avrò già fatto. Quanto sono accurate le domande e le risposte? Tendenzialmente accurate. Accurate, quindi ora ne spendo 2 per fare due domande in più. Vieni spirito, ascolta la mia voce, rispondi alle mie parole. L'hai fatto su quello meno storpio? Sì. Che si alza, si guarda un attimo in giro. Questo non è il nostro palazzo. No. Voi chi siete? Non sei tu a dover fare le domande. Dimmi quello che mi devi chiedere allora. E vedi sto stronzo. E guarda Graven che è il più saggio. Beh, i cavalieri sono stronzi, cioè la cerca è più importante di... Beh, chiediamoglielo direttamente, scusa. Dove si trova il Graven? Esatto. Parsifal, tu dove sei intanto? Sei ancora a spignattare? Sì. Ok. Dove si trova il Graal? Il Graal si trova, almeno si trovava nella mia stanza. Sappiamo noi più o meno dove vivevano? Forse Bruenor ha un'idea. Se la ho, le abbiamo altre due domande. Dove era la loro stanza? Che te lo chiedo io come giocatore. Dove era? Cioè, quindi la loro, loro casa, castello. Beh, questa zona era sotto il dominio della casata di Pelinor, quindi qua vicino. Ok, che io sappia è stata attaccata, quindi demolita. Ci sapresti arrivare, quella è la domanda più importante. Hai un'idea, magari sì. Non sei preciso, però non ci sono migliaia di castelli. No, no, ma è per dire, esatto, il castello è diventato un rudere che, ne vediamo ruderi, è stato raso al suolo, che quindi è difficile a trovare perché è sepolto dalle macerie del tempo. Sepolto dalle macerie del tempo, no, perché... Pelinor e Peleas erano di pochi anni fa. Ok, quindi sì, sono ancora in caso, so dove è la direzione del castello. Okay. La seconda domanda. Ma quali prove ci attendono? Quali prove ci attendono nella cerca del Graal? Beh, l'ultima volta che qualcuno è venuto a cercare il Graal avrebbe solo dovuto fare la domanda giusta. Credo che quella sia l'unica prova effettivamente richiesta. Qual è la domanda? Credo che sia contrario alla cerca chiedere questo. Mi sto avvicinando con il grembiule.
No, beh, dai. No, col grembiule no. Diciamo che ho messo in un sacco. Lo scudo legato in vita. No. Sì, con lo scudo appetizer. Esatto, finger food. Ho delle quiche. E questa è la zuppa nell'elmo. Questo è il motivo per cui non andava mandato. Ma vabbè. Non credo sia una domanda da fare che ci dia una risposta di cui non ci pentiremo. E su cosa verte la domanda? Non dico la domanda precisa. Ah, giovane Parsifal. Dunque siete ancora vivo. Ti conoscono tutti. Lo riconosco. Ah, anche perché effettivamente avendo... Era il re pescatore. Abbiamo ancora una domanda da fare al suo spirito. Parsifal, hai qualche idea? No, un rosario di bestemmie. No, non è il caso. Metto la mano sulla spalla. Mi dispiace veramente per l'ultima volta. Ma visto che appunto io sono ancora vivo e a lei a quanto pare no. Chi è che ha preso il suo posto? Lui guarda Tristano. Posso rispondere? Questo è quello che vuoi sapere? Sì. No, beh. Ok, io quello che voglio sapere io perché c'è un problema. È l'ultima domanda che abbiamo. Ah, boh, mi sembrerebbe sensata, però non... Guarda, Agraven, dimmelo tu. In effetti è sensato. Ok. Posso spendere un punto fortuna per tirare un po' più lo spirito e avere un'altra domanda? Beh sì, non è ancora finito, quindi... Chi ha preso il tuo posto? Il mio posto è stato preso da colui che è venuto a cercare il Graal dopo Sir Parsifal. Credo che il suo nome fosse Mordred. Stain, ten, ten, ten. Spada, scudo, zuppa, quiche. C'è un'ultima domanda. E quindi Mordred adesso si trova presso il tuo castello come custode del Graal? Se sì. È riuscito ad ottenerlo. Ottimo, è una domanda gratis. Io gli domando in cosa ha sbagliato nel porre la sua domanda Parsifal. No, il punto è che non l'ho proprio fatta. Lui ha detto che la domanda è stata posta in maniera sbagliata, quindi inconsciamente in qualche modo l'hai fatta ed era sbagliata. Tipo, dov'è il bagno? E poi sei libero. Parsifal ha... Così non è qual è la domanda. Dimenticato, no. Purtroppo il perché io fossi il guardiano sbagliato. Dunque non ha posto la domanda corretta. Io guardo la Gravina. Non posso rivelarvi di più perché mi ha impedito dal nostro signore. Riposa. Sempre sia lodato. Orbene. Grazie. E ci sarà posto per tenere l'ordine celeste. Ah no, quello è un altro gioco. Quando ucciderete Mordred, fatelo anche per me. È ben voluto da tutti Mordred, mi pare. Sinceramente non ho capito in cosa hai sbagliato la domanda. Va bene, direi che ci possiamo interrogare mentre andiamo al castello. Che dite? Andiamo dall'amico... Ho il presagio che le cose non andranno così bene. Beh, proviamo. Partiamo. Lo so che ce l'hai, anche se la ingoi. Se la ingoio non c'è. Andiamo. Io piglio il cavallo e... Te la posso dire, la sciagura sarà il giorno dopo, però. Sì, esatto. Per Roberto, grazie. Esatto, sì, sì. Non per Tristan. Andiamo? Andiamo. Beh, il castello, come sapeva Bruganor, non è molto lontano. Bene. Quindi raggiungerlo sarà probabilmente molto facile. E come immaginavi, non è caduto in rovina. Anzi, è alto il doppio adesso. No, non è alto il doppio. Però intorno al castello, mano a mano che vi avvicinate, se prima i territori che avete affrontato erano poco sotto il controllo di Camelot, quindi i cavalieri ne abusavano e c'era generale caos nelle strade, qua proprio il terreno stesso vi sembra che stia soffrendo la presenza o l'assenza di qualcosa.
gli alberi non crescono più, le nuvole sembrano più fitte, più dense, e una fastidiosa pioggerellina che non è neanche la pioggia quella potente che scorre e almeno smuove il terreno, ma è solo una fastidiosa pioggerellina che non serve a nulla se non a impedirvi di tenere gli occhi ben aperti. Vi inquadrano il castello, in cui vedete una unica luce accesa nella torre più alta. Il resto del castello sembra completamente disabitato. Terremoto. Qualche cosa di oscuro all'opera qui. Sì, certo, mio fratello. E se lo sai? Beh, andiamo. È cosa comune che aggravina il fratello? Sì, cosa comune risaputo, perché siamo fratellastri. No, ma è di albero genealogico. Ma cioè... sì, ma ce l'ha detto. No. Il suo Parzival. Lo spirito. Sì, no, è... non è quel. È un discorso più ampio, mia cara. Fa niente. E che? Saliamo. Vabbè, voglio sapere. Vabbè, io mi incammino verso la torre perché tanto. Questo è manto. Sì, che sto un po' smattando l'idea che il mio personaggio sta tenendosi i segreti un po' incrociati. Perché due possono tenere un segreto solo se uno è morto. Perfetto. Il castello è completamente disabitato, ma il ponte levatoio non è calato. Quindi entrare non sarà un'impresa così immediata. C'è l'acqua nel fossato? Sì, limacciosa e sporca. Miseriaccia. L'ultima volta ero entrato dal portone principale, né? L'ultima volta eri stato accolto dal repescatore. Giustamente. Possiamo farci aprire. Se pare disabitato la vetutura. Beh, proviamo. Ehi, del castello! Abbassate il ponte! Non arriva ovviamente nessuna risposta. Mordred, se ci sei, batti un colpo! Lo chiami veramente? Eh beh, a sto punto. Fai una prova di impeto. Ok. Per vedere se la tua voce giunge fino là. No. Questa pioggia! No, l'ha fatto col tono che ha fatto Manto. Ah, Mordred, vieni fuori! Cosa hanno? Cosa hai detto? Con l'elmo in testa non si sente niente. Io cocco una freccia, la punto verso la luce nella finestrella della torre e scocco dentro. Mi pare un po' brutale. Come saggino legato la freccia? Ci apri? No, che messaggio? Penso che si capisca che è un messaggio. Vai, accuratezza. Sei. Anche tu. Tu. Tank. Prendi una roccia, una pietra del castello. Troppo vento. Sì. Fermo. Direi anch'io. Completamente fermo. Qualcuno ha idee. Con l'arco. Un arco, non il suo, ma arco. Un arco. Ce l'ho. Un arcaccio. Di colpire, di conoscere, se so, il posto dove c'è il freno della, diciamo, carrucola che muove il ponte levatoio, per sganciarlo e far aprire il ponte, quindi romperlo perché venga giù il ponte. Quello che di solito ci vogliono tre persone che tirino una cosa. No, io è proprio per colpire il meccanismo che si stacchi il blocco e venga giù. Spacco tutto, ma chi se ne frega il ponte. Beh, per far scendere il ponte... Tirarlo su è fisicamente impossibile, ma tirarlo giù rompendo il meccanismo. Fai una prova anche tu di accuratezza. Per sapere la tattica di guerra, quindi come funzionavano i ponti elevatori. Accuratezza. Bella merda. Tu lo tiri oggi proprio? No, oggi no. Quanto hai fatto? Sei. Il punto fortuna si può spendere solo per... Non per migliorare. Non per migliorare. Beh, facendo così io... Io non ci riesco. Vedo che magari... sta murando troppo a destra, mentre stai per scoccare. E io gli metto una mano sul braccio spostandoglielo un pochino più a sinistra, però nel farlo la corda, dopo che ha rilasciato la freccia, mi prende, praticamente quasi mi storce un dito.
trattengo il dolore, ferita, gli do un più uno. È la serata del più uno, salva il tiro. Per un attimo non succede nulla, poi sentite e il ponte levatoio che crolla. Andiamo? Ah, io parto... un momento. Se qualcuno aveva ancora una possibilità di non avervi sentito, chiaro, adesso un momento. Io parto al galoppo. Track, cercando anche di... E mi sta contito. Cercando di... in maniera proprio precisa per non farmi ulteriore male, usando anche un po' del potere druidico per impedire che... Sarà accuratezza? Sì. Io parto al galoppo. Passato è 4 e 5 con due specializzazioni, giusto? 4 e 5, sì. Ah. Tu parti... Sì, io parto al galoppo, voglio correre dritto, veloce alla torre. E arrivi alla torre, la torre non è... Come tutto il resto del castello, vedi che è stato conquistato da qualcuno. Mm-hmm. Alcuni dei cadaveri non sono nemmeno stati portati via, sono rimasti lì a marcire, lì a marcire per terra. E adesso ne rimangono solo le ossa, praticamente. La porta per la torre è aperta, quindi nulla vi impedisce di salire. Ok. Io saliamo, salgo facendo tre gradini alla volta. Cioè proprio... Ovviamente quando arrivi in cima alla torre trovi Mordred. Trovi Mordred che è seduto su quello che è il letto della stanza. Questa era proprio la stanza da letto probabilmente del precedente re pescatore. È scritto, e Mordred è il cavaliere del cigno. È wiki, eh? Mamma mia. Mordred è seduto sul letto, non ha armatura addosso. Vedi che è scavato in volto pallido alle occhiaie e fissa questa coppa d'oro non particolarmente ricca, appoggiata su un tavolino davanti al letto, ed è lì fermo immobile a fissare il grano. Fratello. Ah, Gravain? Sì. Alza lo sguardo, ma ti sembra che sia... Sono io. ...completamente perso. Perché sei giunto qui? Sei venuto anche tu a portare via il Graal? Dopo che ho fatto così tanto per trovarlo? E che cosa hai ottenuto trovandolo? Il Graal è tutto ciò di cui c'è bisogno. Non c'è bisogno di nient'altro, fratello mio. Oh no. Sì, guarda, io non ho più nulla e sto benissimo. Tutto ciò che mi rimane è il Graal. Io non ho null'altro che questo ormai. Non ho più un esercito, non ho più alleati, non ho più amici, non ho più una madre, non ho più un padre. Ho solo e soltanto il Graal. Non è vero, hai ancora me, sono tuo fratello. Tu hai ancora me. Io ti ho perso, evidentemente, se sei giunto qui a portare via l'unica cosa che mi rimane. Ah, ma io non voglio portare via il Graal, voglio portare via te. La medesima cosa. No. Altri giungeranno per portare via il Graal, se non lo porti tu. Orbene, che differenza fa? Il Graal ti sta già dimostrando che avere delle cose significa solo avere paura di perderle. Quindi vorresti dire che cosa esattamente? Io non capisco. Vorrei dirti che non serve avere davanti una coppa per capire che rinunciando a tutto puoi essere più felice. Hai passato il tempo a cercare di combattere Artù, hai passato il tempo a cercare di alimentare la tua smisurata ambizione per poi arrivare davanti a un bicchiere e renderti conto che quel bicchiere è la cosa più importante? Ah, Gravi, piano con le parole, eh. È sempre il Graal. Tu prendi la coppa, io prendo l'uomo. Visto qualcuno è già venuto a portare via il Graal, chi sono i tuoi compagni, Agravain? Li conosci perfettamente. Io non sono più sicuro di vedere così bene. Io sono Sir Bruenor. E io vorrei, visto che è in teoria la seconda volta che mi trovo di fronte al Graal, attivare... Ricordati che c'è questo. Sì, tra l'altro. Attivare un filo del destino, che è quello riguardante la divinazione, se non ricordo male. Mm-hmm.
Puoi fare più domande anche. Sì, tra l'altro. Sì. Ma giusto perché è più legato alla, al mood che al fatto di dover fare più domande. Per nel momento in cui entro nella stanza, vedo il Graal e vedo Mordor conciato così come è conciato, invece che domande sul futuro, avere il flashback di quando lui è arrivato alla torre, l'ha conquistata e capire cosa gli sia successo. Ok. Mm. Quello che vedi è che quando il castello è caduto e il re pescatore era riuscito a ritirarsi nella sua torre cercando di nascondere il Graal, Mordred ha sfondato la porta della sua stanza e il re pescatore gli ha chiesto: dunque sei tu che sei venuto a prendere il Graal infine? Dimmi, perché vuoi questo Graal? E Mordred gli ha semplicemente risposto: questa è la domanda che avrebbe dovuto fare qualcun altro. Prende la coppa, pianta la spada nel cuore del re pescatore, che gli dice: soffrirai, soffrirai molto per questo. Mordred era re? Per un periodo, no, mai stato? Mordred! Questa voce non l'ho sentita da così tanto tempo. Dove sei stato, Tristano, amico mio? Lontano, ma tu sei più lontano di quanto io sia mai stato. Mordred, lascia perdere il Graal. Camelot è perduta. Il vecchio regno e tutto ciò che è antico verrà soppiantato dal nuovo. L'unica cosa che conta è il ricordo di quello che era, quello che si può imparare, tramandando le gesta di prodi cavalieri e evitando i danni che hanno fatto creature come te. È tutto questo per cui essere ricordato? Un distruttore, un avvelenatore e infine colui che ha ceduto ed è morto da solo con il Graal? Cosa? Sì, ora lo domanderò. Dimmi, Tristano, qual è la domanda che vuoi fare alla coppa? I precetti dicono: chiedi e ti sarà dato. La domanda che voglio fare non è una domanda. Voglio il Graal. Puoi darmelo? No, non posso. Guardo loro. Il Graal può solo essere preso se lo vuole. Non è questo quello che dicono le leggende? Ah, non vorrei fare il guastafeste, ma credo che tuo fratello l'abbiamo perso un po'. E che sia un male, questo Percival è quello che non si mi espongo. Questo Percival è quello che si ottiene prendendo il Graal. Sì e no. Prendendolo come l'ha preso lui. Come l'ha preso? Per se stesso e per il gusto di averlo. E prenderlo per un regno ormai decaduto e che cadrà è altrettanto inutile, forse. Sì, ma non vorrei. L'unica cosa che conta è la cerca. Tu hai cercato il Graal e sei cresciuto. Forse non era nel tuo destino trovarlo. Trovato due volte. Non lo so. Forse non era nel suo destino prenderlo. Ecco. È cresciuto due volte. Trovarlo. Allora, ti direi che in questo momento mi verrebbe da pensare che abbiamo un problema ancora diverso rispetto al proteggere Camelot. Dobbiamo proteggere il Graal. È in mano a, non per cattiveria, ha un pazzo schizzato. E se lo dovessimo prendere, chi lo proteggerà in futuro per permettere ad altri cavalieri di fare la loro cerca? Io. In effetti è ciò che... Io ho votato la mia vita a Artù e a Camelot. Dovresti votare al Graal. E allora, visto che non possiamo prenderlo, tiro fuori l'arco, facciamoci donare il Graal. In maniera molto minacciosa, lo dico. No. Non è questo il modo. Mordred, voglio il Graal perché io sono il prossimo custode del Graal. Tu accetti questo? E spendo un filo del destino per mettere il codice d'onore
sul votare la mia vita a proteggere il grano. Bello. Sai che tu non l'hai ancora preso? No. Era lì che lo aspettavo. Io ho tra i legami un Breon. Ho sognato Breonor. Che sono legato a lui perché farà qualcosa di. Beh, direi che ci sta. La coppa è vostra se la volete prendere, ma la domanda resterà sempre quella da porre. In quel momento si alza. E praticamente è come se non vedesse, allungando le mani davanti a sé, sbattendo anche contro al tavolino su cui è posata la coppa, si avvia verso le scale e fa: io andrò verso... non mi rimane nulla. Io gli corro dietro, lo sorreggo. Inizia a sentire dove sta la parete invece della Lo porto in giro io tipo cane da... Ok, fai una prova di impeto, mm-hmm. perché vedi che lui non sta cercando di andare verso la porta in questo momento. La finestra? Mm-hmm. Niente, l'ho mancato. Tu cerchi di tenerlo, lui a un certo punto ti dà uno strattone, trova la finestra. Cade di sotto. Cade, si lancia di sotto. Io grido: no! No, spec. Non è maiale. La coppa è lì davanti a voi. Io faccio per prenderlo. Io, se lui ha detto questo, per me in realtà non sono un cavaliere, quindi non mi hai fatto un cazzo del Graal. E io comincio a... Mentre si sono uccidere i sotto. Recitare, e non lo farò dal vivo perché viste le esperienze di prima è difficoltoso, una serie di preghiere, e visto che però la cerchia iniziale era mia, mi avvicino e fungo da sacerdote. Ok. E ho specializzazione in religione. Io invece controllo che non arrivi qualsiasi cosa da un momento all'altro, perché al momento considero il Graal il nostro possesso e quindi sono custode della reliquia per il momento. Okay. Se qualcuno prova a rubarlo, io me ne accorgo. La quantità di virgolette che ha fatto Robè nell'ultima frase. L'abilità si chiama custode della reliquia, però. Più custode della reliquia così. Il Graal. Io mi giro verso la coppa e le urlo: a che cosa servi? Qual è il tuo scopo in questo mondo? Distruggere la vita? Senti una voce che tuona riempiendo la stanza, che ti risponde: Agravain, lo scopo della coppa non è servire l'uomo, né fare qualche cosa per un regnante qualunque. Lo scopo della coppa è ciò che dovrete scoprire. Lo sentiamo sta cosa? Sì, sì, no, tuona in tutta la stanza. E allora passerò il resto della mia vita a custodirti per scoprire il tuo scopo. Bruenor, la tua vita è votata al Graal. Spera di essere meglio degli ultimi tuoi predecessori. Quando vorrai, il Graal risponderà a un tuo desiderio. Io me lo custodisco il desiderio, perché prima devo capire lo scopo del dramma. Parsifal. Chi in una testa? Hai accettato di non essere tu il portatore del Graal, e questo ti fa onore. Potrai tornare nella tua foresta, che resterà salva dalla guerra che sta per giungere. Grazie, signore. Isotta. Tu ormai sei nella pace dei sensi. Sì. Tu per fortuna sei col Graal, che non te ne rendi conto. Io chino lievemente la testa, ma puoi ricongiungerti con il tuo amato ora. Non prima che collega il mio stesso nome faccia la fine che si merita. Non è affar tuo decidere della vita o della morte di qualcun altro, Isotta. Di qualcuno lo è stato, altrimenti non saremmo in questa situazione. Vuoi sfidare il tuo stesso signore? Il mio signore è morto. Il giorno in cui sono state messe le vele nere. Non avrò altro signore al di fuori di lui. E allora non troverai altro che sofferenza nella vita davanti a te.
così sia, mi giro e inizio a scendere le scale. E scivoli e ti c'è la sciagura, no, dammela. Scivoli, ti prendi una storta e inizi a soffrire. Appena metti il piede fuori dalla finestra, non me la guarisco, me la porto cercando di uscire e andando via. Anch'io, io. Ah, e mentre me ne vado, cessa l'illusione e si vede la donna dalle bionde trecce, l'armatura e l'arco. E poi. Esatto. Io smetto l'armatura di Camelot, la butto dalla finestra dove si è buttato Mordred e me ne vado proprio. E io lo lascio andare perché ora sono custode del grano. Usciamo insieme più dal ponte elevato, io andiamo in esatto, direzioni diverse. Diverse. Un'ultima domanda per Bruenor, fatta dal master, non da Dio. Ok. Vuoi tornare a Camelot con il Graal o cosa? Allora, io ho dato il codice d'onore di proteggere il Graal e di custodirlo, ma comunque c'è sempre la mia fedeltà ad Artù, quindi compio la mia ultima missione per non mancare la mia cavalleria. Però se Artù te lo chiede, non glielo dai, a meno che non parli. Assolutamente no! Ovviamente. Bruenor, ti accompagnerò. E se avrai bisogno di un luogo dove custodire al sicuro il Graal, la mia foresta è al tuo servizio. Grazie, Sir Percival. Ciò che ne è stato di Camelot negli anni seguenti è noto ormai a tutti. Artù ha peccato nuovamente di orgoglio e il signore a un certo punto l'ha abbandonato, abbandonando anche la sua linea di sangue, che è stata dimenticata, e i re inglesi non discendono più da re Artù. Anche perché Carlo è difficile. Esatto. Parsifal e Bruenor hanno condiviso la vita all'interno della foresta, che era uno dei posti più sicuri dove tenere il Graal, soprattutto quando Camelot è proprio caduta ed è stata ridotta in frantumi e brandelli dagli attacchi sia delle popolazioni inglesi che delle popolazioni irlandesi che si sono ribellate dopo la spinta iniziale di Mordred a invertire il regno di Camelot e sostituirlo con qualcos'altro. Isotta, vendetta per tutta la vita, probabilmente senza mai raggiungerlo. Se l'ha raggiunta, ha speso il suo ultimo filo del destino quando l'ha raggiunta, ma ha dedicato tutto il resto della sua vita per cercare di uccidere Isotta dalle bianche mani. E Agravain? Agravain si è ritirato in un luogo lontano, sicuro, non si è saputo più niente di lui e ha passato la vita a, come si può dire, distogliere i ragazzi dal mito della cavalleria. Un gruppo è finito bene, lui che distoglie il mito della cavalleria, uno dei cavalieri che si vota a vendetta abbandonando il cavalierato, loro due sono gli unici che sono rimasti. Il regno dei cavalieri cade. Sì. E si racconta però che il cavaliere nero ancora compaia quando le cose vanno troppo bene per rimettere l'uomo sulla strada giusta. Perché non gli devi cagare il cazzo. Perché non gli devi cagare il cazzo. Quello che avete sentito era Finiamo con il cavaliere nero. Vabbè, chiaro, per bello. Forza. Sempre bello. Quello che avete visto era Clotos, che sarà in vendita a Lucca. Allo però stand 141. Questo esce, del no, esce durante. Gradusci. Esce durante Lucca, quindi siete ancora in tempo a venire a comprare delle copie. Lo potete anche comprare online su fanbgdr.it/shop a partire dal 5, quindi da appena finita Lucca. Yes. Tutti i manuali sono sia cartacei che in PDF. Potete anche comprare solo il PDF, ma se comprate il cartaceo avete anche il PDF, quindi comprate il cartaceo. E uno dei miei legami si è raggiunto, perché Agravain ha promesso di non rivelare il mio segreto. Infatti non l'ha mai detto, non lo sapevi fino alla fine. No. E infatti io comincio qua perché ho pensato: dove provengo? Irlanda. Qual è il mio onore più grande? Aver lasciato morire Tristano. Come posso porvi rimedio? Portando gloria al suo nome e uccidendo con dolore l'altra Isotta. I manuali che vedete sul nostro tavolo sono quelli in edizione limitata che purtroppo per voi sono esauriti, ma se siete tra i 30 fortunati che ne hanno comprato uno,
buon per voi, avete un pezzo da collezione. Esatto, altrimenti c'è sempre il fantastico manuale in edizione con la copertina morbida, flessibile. Oppure comunque... rompete tanto le palle a Claudio per fare una seconda edizione limitata, chiaramente sarà una seconda edizione, perché la copertina rigida è molto figa, è bellissima anche quella, sì. È bella spessa, non è quelle cose fregnacce. Sì, voi tenete conto che le bellissime illustrazioni ci sono comunque, esatto, quindi il manuale comunque ha tutto quello che serve. Quello è molto bello, ovviamente occupa anche molto meno spazio. Quasi la metà, esatto. Se volete passare anche solo per fare un saluto, berci una birra dopo Luca, se avete uno stand e siete dei nostri ascoltatori, fatecelo sapere. Ci trovate lì tutti i giorni, mercoledì, giovedì e venerdì, ma voi state ascoltando questa di giovedì sera, quindi venerdì ci sono ancora le demo di Clotos e di Gattai. Se la state ascoltando venerdì sera, peggio per voi. Dovevate pensarci prima. Mentre venivate a Lucca dovevate ascoltare la puntata di Fanpo. Esatto, per quel caso surprise proprio. Però sappiate da questa puntata in poi che tendenzialmente alle fiere dove ci si sono giochi Fanpo GDR sarà presente e infatti sarà presente a Milano a Immaginaria il 18 novembre, dove pure potrete venire a giocare a Clotos e a Gattai. Ci saranno dei turni da 2 ore, quindi c'è tempo di giocare della ciccia. Evviva! E ricordiamo su Gattai che anche Batman fa Gattai. Mamma mia, che bello! Andate a vedere Batman Ninja. Nessuno mi dà dei soldi per dirvi di farlo, ma fatelo. C'è un punto in cui urlano Gattai! Sì, sì, ce l'ho, è lì pronto per essere visto. Io ancora adesso... non ce l'ho tempo perché purtroppo c'è Red Dead Redemption, ma è lì. Adesso è su Netflix, quindi non si può evitare. Esatto. Mi hanno detto anche, non c'entra niente, però stiamo parlando di Netflix. Mi hanno detto che è carino anche quello nuovo di Sabrina. Non lo so, io ho visto un trailer di Vita da Strega. A me hanno detto altri che gente che non ci dava una lira ha detto che è molto carino. Ah, il gatto lo voglio impagliato come quello della serie TV vecchia. Sì, chiaro che è un Vintatronics. Come era bello sale. No, il vantaggio è che credo che non parli qui, quindi non è un vantaggio, la cosa più bella di Sabrina. Dai, no. Per le zie Milf era bellissimo. Anche però sale. No, siamo d'accordo. Agree to disagree. Stand 141, Padiglione Carducci, Luca 141 Finita, per Artù.